qualcuno da remoto, anzi non lo so, però siamo in streaming su YouTube. Io sono Andrea Libassi, vabbè, molti di voi mi conoscono, i colleghi che sono qui con me sul palco sono Matteo Passoni, Carlo Casari e il direttore del nostro Dipartimento di Energia, il professor Giovanni Lozza, a cui lascerei subito la parola per un saluto introduttivo, e poi dopo, diciamo, introdurrò un attimo la giornata e andiamo a cominciare. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ma io molto velocemente, come direttore, spesso mi capita di aprire delle sedute, delle riunioni di diverso genere di questo tipo e esordisco di solito raccontando: ah, buongiorno, qui siamo al Politecnico di Milano, questa è un'università di ingegneria e di architettura, siamo bravini perché siamo al sesto posto nei ranking europei delle scuole tecniche, perché i nostri laureati hanno il 98% di occupazione in un anno e tutte queste cosucce qua. Non mi sembra il caso, diciamo, di fare una presentazione di questo genere, perché qui vedo tanti colleghi che sono in servizio, tanti colleghi che io forse ho conosciuto un pochettino di meno, che sono stati in servizio, che hanno dato un contributo assolutamente importante, assolutamente essenziale al Politecnico di Milano e poi tante altre persone che il Politecnico lo conoscono bene. Ecco, il Dipartimento di Energia è una realtà più recente, è una realtà che è nata, beh, insomma, oramai stiamo parlando di una dozzina di anni, che ha avuto, diciamo, questa peculiarità di mettere insieme competenze diverse che insieme potessero dare, diciamo, un riferimento unico, un riferimento forte nel settore appunto dell'energia, settore dell'energia e dell'ambiente, che è oggi un settore di primissima importanza e che per certi versi è un po' sulla bocca di tutti. Questa è stata un'intuizione che si è rivelata felice, perché tutto sommato ha messo insieme delle competenze diverse. E il Dipartimento poi ha funzionato, ecco, siamo stati bene o male tutti quanti in grado di lavorare insieme, di dare un contributo positivo, di crescere e di crescere anche in maniera abbastanza importante. Dico questo perché io personalmente sono di un'estrazione culturale diversa dalla persona che abbiamo qui davanti e il motivo per cui siamo tutti seduti qua, che è Carlo Bottani. Io sono di estrazione, diciamo, termodinamica, direi quasi meccanica. Per me i materiali sono il ferro con al massimo dentro un po' di carbonio, ma esagerando un pochino di nickel, qualche cosa del genere. Io mi sento più un ingegnere, non uno scienziato. Ecco, Carlo Bottani è una persona diversa, cioè lui è più uno scienziato. Io faccio fatica a capire quello che lui fa, sinceramente, con la mia mente meccanica. Ma credo che questo, tutto sommato, sia una forza del nostro dipartimento, un elemento caratterizzante, dove appunto figure diverse, con un'estrazione culturale. Sì, che operiamo sempre nel settore dell'ingegneria, del settore dell'ingegneria, ma con, diciamo, degli approcci differenti, sia stato un esperimento riuscito in questo caso. Io ho molta ammirazione di quelli che sono più scienziati di me, devo dire la santa verità. Ecco, ho un pochettino di complesso di inferiorità rispetto a queste persone, però di cui appunto Carlo è un rappresentante. E quindi credo che tutto questo abbia funzionato bene, siamo insieme, lavoriamo insieme e stiamo ottenendo dei buoni risultati. Un'altra cosa che devo dire e che dovrebbe, diciamo così, essere un po' un motivo di orgoglio per lui in prima persona, per noi tutti quanti, per i suoi allievi, è che, diciamo, Carlo è stato capace di creare una scuola e questa è una cosa fondamentale per un professore universitario. Ha creato una scuola, ha creato un indirizzo scientifico, ha creato dei laboratori estremamente importanti, delle strutture che danno un contributo fondamentale all'avanzamento delle conoscenze e, diciamo, al successo del nostro Ateneo in generale. E quindi è motivo di orgoglio, motivo un pochettino di commozione essere qui, diciamo, in questa giornata per ricordarci di lui, ma in maniera totalmente festosa, in maniera totalmente allegra. Ecco, grazie, non vi tolgo altro tempo. Grazie, grazie mille. Vabbè, oggi siamo qui per festeggiare innanzitutto Carlo Bottani e vabbè, prima di tutto voglio ringraziare l'Ateneo e il Dipartimento che ci hanno permesso di organizzare questa giornata e in particolare il Dipartimento e il nostro direttore l'hanno anche supportata economicamente, quindi grazie anche per il tuo intervento.
l'idea, diciamo, cercherò di farla breve, poi chiedo anche a Carlo e Matteo di aiutarmi in questa introduzione della giornata. L'idea nasce più di un anno fa. Diciamo, alcuni di noi, suoi allievi e colleghi al Nanolab, il gruppo di ricerca che ha fondato, diciamo, all'inizio degli anni 2000, e di cui poi diremo qualcosa, abbiamo iniziato a pensare un modo per salutare questo momento e festeggiarlo con un'iniziativa informale, ma che fosse in qualche modo significativa. E adesso le prime discussioni su questa giornata appunto nascono più di un anno fa. L'emergenza sanitaria ha rischiato di rovinarci i piani ed effettivamente non era ovvio che riuscissimo a organizzare questo evento in presenza. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, grazie al contributo anche di tutti i colleghi del Nanolab che in qualche modo hanno dato una mano e che poi citerò. Abbiamo pensato che il modo migliore di festeggiare Carlo fosse quello di avere qui i colleghi e amici che in questi più di 40 anni di attività al Politecnico di Milano o con cui ha collaborato al di fuori del nostro Ateneo, non solo nel suo campo di ricerca, la fisica della materia e le nanotecnologie, ma anche nelle riflessioni su scienza, scienza e società, pensiero scientifico, comunicazione della scienza, temi a cui ha dedicato la sua passione e sui quali ha dato importanti contributi nel corso degli anni. Il titolo della giornata, La scienza è un mestiere come un altro, nasce da qui e per spiegarlo un minimo vorrei ripercorrere molto velocemente alcune tappe della carriera scientifica e accademica di Carlo. Carlo si è laureato in ingegneria nucleare col professor Caglioti, che è qui con noi, poi è stato negli Stati Uniti a Brookhaven per un breve periodo, è tornato al Politecnico dove ha intrapreso la sua carriera didattica di ricerca istituzionale. Qui è stato appassionato e apprezzato docente di fisica generale, atomica, nanotecnologie, fisica dello stato solido, e per lui l'esperienza e la responsabilità didattica sono sempre state alla base, a fondamento di tutto quello che ha fatto, e questo poi ha avuto dei risvolti anche nella sua attività di ricerca. Negli anni 80 inizia la sua attività di ricerca occupandosi all'inizio di microdinamica di dislocazioni nei cristalli. In quel periodo già con lui ci sono Paolo Ossi, Marco Beghi, Antonio Mantegazza, e poi negli anni 90 inizia la sua attività nel campo dello scattering di luce da parte di fononi acustici e ottici, quindi spettroscopia Raman e Brillouin, in solidi a bassa dimensionalità, film sottili, nanoparticelle, nanostrutture di carbonio. E in questo periodo, siamo negli anni 90, che inizia la collaborazione con Paolo Milani, che è uno dei relatori di oggi, in cui applica le tecniche di scattering in elastico a studio di sistemi di carbonio, quelli realizzati da Paolo, prima cristalli di fullerite, poi film assemblati da cluster di carbonio, una collaborazione che poi è culminata all'inizio degli anni 2000 con un laboratorio congiunto per la caratterizzazione in situ di film prodotti da fasci di cluster, la famosa Clara, su cui alcuni di noi anche oggi qui graditi ospiti hanno lavorato. Io e Carlo Casari siamo arrivati proprio in quegli anni e nello stesso periodo, diciamo collaborando con Paolo Milani, che inizia anche la collaborazione con Giorgio Benedek, che conosceva già da tempo, ma poi in quegli anni c'è modo di lavorare anche sulle strutture di carbonio. Quindi già in questo modo ho nominato due dei relatori di oggi e la loro relazione con Carlo. Negli anni 90 partecipa a un progetto con il Regno Unito, un progetto di ricerca dal titolo Characterization of Surface Roughness and Subsurface Damage, in collaborazione con le università di Oxford, Warwick e Durham e alcune imprese come Pilkington, Logitech e Bid Scientific. E qui conosce il professor Brian Tanner dell'università di Durham, che oggi interverrà da remoto, proprio diciamo da Durham, che è un altro dei relatori, e dal quale Carlo mi spedì a fare il mio dottorato di ricerca nel lontano 1997. Tra l'altro mi piace ricordare che nello stesso anno se ne andò in Inghilterra anche un mio compagno di studi e illustre allievo di Carlo, più di me, che è Andrea Ferrari, direttore del Cambridge Graphene Center, che proprio ieri era in quest'aula per un altro evento e che purtroppo oggi non ha potuto fermarsi con noi per altri impegni. Dalla fine degli anni 90 inizia poi una stretta collaborazione con l'allora rettore del Politecnico, il professor Adriano De Maio,
che è l'ultimo relatore che ho nominato, e fa parte di una commissione voluta dal professor De Maio, guidata dal professor Ugo. È in quegli anni che nasce anche l'idea di un dipartimento di ingegneria dei materiali, che poi non si concretizzò, anche se qualche anno dopo alcune di queste discussioni porteranno alla ristrutturazione dell'omonimo corso di studi e alla nascita del corso di studi in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie. Ma credo che forse di quegli anni ci dirà qualcosa il professor De Maio di persona tra poco, non lo so. In questo periodo e dopo ho assunto importanti ruoli come presidente di consiglio di corso di studi, direttore di dipartimento di ingegneria nucleare, coordinatore di programmi di dottorato di ricerca, e nei primi anni 2000 diventa coordinatore del centro di eccellenza MIUR al Politecnico di Milano per l'ingegneria dei materiali e superfici nanostrutturati, a cui partecipano 5 dipartimenti, con tanti colleghi, alcuni dei quali qui presenti, li ho visti, ed è in questo periodo che di fatto nasce il Nanolab, laboratorio materiali micro e nanostrutturato, di fatto più o meno quello che c'è adesso, anche se poi ci siamo un po' espansi ulteriormente. In questo periodo che arrivano altri colleghi del Nanolab: Matteo Passoni, Anna Facibeni, David Della Sega, Valeria Russo. O meglio, Valeria ritorna dopo un'esperienza all'esterno e inizia a occuparsi Carlo con noi anche di crescita di materiali, sia per ricerca di base, si pensi al laboratorio STM, che è nato anche grazie a un importante contributo dell'allora rettore Baglio, e anche per applicazioni in campo energetico, nucleare, sensoristico. Poi passano gli anni e Carlo con tutti noi entra a far parte del Dipartimento di Energia. Mi piace ricordare di quegli anni due momenti molto belli, che sono la prolusione per l'inaugurazione del 146esimo anno accademico al Politecnico di Milano, vedere manipolare gli atomi dal sogno di Feynman ai materiali del futuro, e in febbraio 2014 la prolusione, il riduzionismo di fronte alla complessità della fisica nei nuovi materiali, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Lombardo, di cui ora è membro effettivo. E diciamo, proprio la tematica di questa prolusione, il riduzionismo di fronte alla complessità della fisica, mi permette di arrivare al titolo del simposio. Nell'ultimo decennio, come dicevo, Carlo si è interessato sempre di più a riflessioni su scienza, sul mestiere dello scienziato, sul ruolo dello scienziato nella società, sulle potenzialità e sui limiti della conoscenza scientifica. È del 2015 il suo libro Il mestiere della scienza, che inizialmente avrebbe dovuto essere scritto a quattro mani proprio con Paolo Milani, e poi invece Paolo firmerà solo la postfazione, mentre la prefazione è di Giorgio Benedek, e pare, così narrano le cronache, che il primo titolo proposto da Paolo fosse proprio qualcosa di simile a La scienza è un mestiere come un altro. Con la parola mestiere, adesso non voglio ovviamente riassumere cosa dice Carlo nel suo libro, che vi invito a leggere se non avete già fatto, però con la parola mestiere Carlo vuole parlare di tutta quella ricerca che si svolge in modo artigianale, come nelle botteghe nelle quali si formavano i grandi artisti del passato, e che è capace, come ha ricordato il nostro direttore, di produrre non solo risultati ma anche di creare una scuola, una continuità. Ed è in questi anni che poi arrivano i più recenti colleghi del Nanolab, e quindi nomino anche gli ultimi colleghi, che sono Margherita Zavelani e Alessandro Maffini. Penso sia utile, poi concludo, citare i titoli dei capitoli del libro di Carlo, perché sono significativi secondo me anche per l'evento che ci apprestiamo a vivere, che sono Scienza come artigianato, Scienza e conoscenza, Scienza e tecnologia, Scienza e comunicazione, Scienza e società. Credo infatti che in un modo o nell'altro tutti i relatori di oggi toccheranno in qualche misura questi temi. Direi che possiamo cominciare. Prima di lasciare la parola al primo relatore, che è il professor Adriano De Maio, Carlo leggerà un breve saluto che ci ha inviato il professor Giuseppe Zerbi, che avremmo certamente voluto avere qui a parlare con noi oggi, ma che purtroppo non è potuto intervenire, però ha voluto lasciare comunque un pensiero per Carlo. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
grazie Andrea e benvenuti a tutti. Sono, come detto, Carlo Casari. Sono abbastanza emozionato di essere qui con voi oggi, fortunatamente in presenza, come siamo riusciti a realizzare, cosa non del tutto scontata quando abbiamo, come ha già detto Andrea, pensato a questa giornata. E il professor Zerbi avrebbe, nelle nostre intenzioni, avremmo voluto che fosse qui presente con noi, purtroppo non riesce a venire in presenza, e però spero sia connesso in YouTube e quindi possa comunque seguirci, e ci ha mandato comunque un messaggio di saluto. So che vi siete anche sentiti stamattina, e quindi ci piace leggere oggi come se lui fosse qui in presenza con noi il suo messaggio. Messaggio per il professor Carlo Bottani in occasione del simposio in suo onore. Mi spiace molto di non essere presente al simposio in onore collega ed amico Carlo Bottani. Ringrazio gli organizzatori del convegno che mi permettono di esprimere un brevissimo pensiero. Penso che negli anni futuri Carlo guarderà molte volte con piacere le foto ricordo che certamente verranno scattate oggi. In questa foto rivedrà i vecchi suoi numerosi allievi, collaboratori, colleghi ed amici che hanno apprezzato la sua scienza e il suo tratto signorile ed umano. Tutti questi personaggi gli faranno rivivere i momenti speciali, facili o difficili, di invidiabile successo didattico, organizzativo, scientifico e culturale. Carlo non è mai stato un arido accademico tecnico, ma lo abbiamo apprezzato anche come uomo di profonda cultura e sensibilità sociale. Proprio recentemente, in clima pandemico, Carlo scriveva: «Dall'angoscia di questi giorni cerchiamo di recuperare il vero valore della scienza e favoriamo una sua nuova alleanza con tutte le altre forme di conoscenze di arte che ci rendono umani. Nessuno si salva da solo e nessuna conoscenza da sola ci può salvare». Io ho pochi lavori pubblicati con lui perché i nostri centri di interesse scientifico ne erano un po' lontani, anche se qualche volta contigui. Gli atomi che vibravano nelle nostre molecole in un certo modo influenzavano l'effetto Brillouin di Carlo. Ricordo la mia preoccupata attenzione di capire, e non mi era facile, quando mi parlava della sua fisica e dell'effetto Brillouin, che è stato oggetto delle sue ricerche insieme ai suoi collaboratori. Di fronte a un uditorio accademico voglio esprimere la mia gratitudine per avere collaborato intensamente e in modo saggio e intelligente alla formazione delle basi culturali, scientifiche ed umane necessarie per portare il Politecnico ad aprire un corso di scienze e ingegneria dei materiali. Ricordo tante riunioni quasi carbonare per individuare e sostenere i gruppi che avrebbero potuto essere coinvolti nel progetto del nuovo corso. Carlo non solo ha contribuito a iniziare la scienza dei materiali al Politecnico, ma ha anche saputo formare e sostenere negli anni un gruppo di giovani collaboratori che oggi rappresentano un polo scientifico di valore internazionale. Se verrà fatta una foto ricordo del simposio, sarei lieto di avere una copia. Un cordiale saluto a Carlo e a tutti i presenti. Grazie mille per l'attenzione. Sì, diciamo, lasciare la parola a Matteo per introdurre appunto la prima presentazione. Grazie Andrea, anche per avermi già introdotto, vabbè, l'emozione vale anche per me, quindi passiamo oltre. Abbiamo pensato che, sebbene gli speaker di oggi non abbiano nessuna necessità di essere introdotti, qualche nota potesse essere comunque utile. Quindi la prima relazione che abbiamo è da parte del professor Adriano De Maio, che si laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano nel 1964. Inizia qui la sua attività didattica e scientifica, partecipando anche nel 1970-71 all'attivazione del corso di laurea di ingegneria gestionale. È stato rettore del Politecnico di Milano dal 1994 al 2002 ed ha avuto altre due esperienze di rettorato presso l'Università Luis Guido Carli e la Link Campus University. Dal 2000 al 2002 è stato anche il presidente della Associazione Time, che raggruppa le 40 principali università tecniche considerate di eccellenza, di cui il Politecnico di Milano fa parte ancora oggi. Nel 2003 è stato nominato anche per un anno commissario del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ha ricoperto numerosi altri incarichi, pubblici, privati, l'elenco sarebbe molto lungo. Menzioniamo la presidenza dell'Area Science Park di Trieste, la fondazione del distretto Green High Tech di Milano-Brianza, il Centro Europeo per la Nanomedicina, il Consiglio di Amministrazione di diverse società che non elenco per la loro lunghezza. È autore di numerose pubblicazioni, tra volumi e articoli pubblicati su prestigiose riviste scientifiche nazionali e internazionali, spesso dedicati ai temi della gestione di imprese, del governo, della ricerca e dell'innovazione. Sono particolarmente lieto di ricordare il titolo dell'intervento del professor De Maio, da membro del Nanolab e anche da attuale coordinatore del corso di laurea magistrale in ingegneria nucleare, il titolo Dal nucleare ai materiali. E quindi io lascerei la parola al professor De Maio. Vuole stare qui? No. Adesso vuole stare di là? Prego. No, sto di qui. Vuole usarli tutti? Visto meglio, salvo faccio meno fatica. Ho capito. Preferisce questo? No. Benissimo, perfetto. Prego. È acceso. Sì, l'ho acceso. Qui? Prego. Qui? Sì. Ok. Chiedo scusa, ma ho un po' di problemi di deambulazione. E quindi, a differenza di quello che è stata mia abitudine fino a pochi mesi fa, parlerò da seduto. Non sono mai stato abituato a parlare da seduto, mai. Tutte le lezioni le ho fatte in piedi, e quindi, oltre ad essere in presenza, sono anche seduto. Una cosa strana. Bene. Allora, io avevo due osservazioni da fare. La prima è che io sono rimasto scioccato dal titolo generale dell'incontro, perché reputo che la scienza non sia un mestiere. È nell'accezione corrente del termine, non è un mestiere. È qualcosa di più e di diverso. Anche perché la scienza in una università si accoppia da due termini molto importanti, che è la ricerca e la formazione, ed entrambi non sono mestieri. E quindi è accettato ovviamente lì, ma la cosa peggiore è che il titolo del mio intervento l'ho dato io, e quando l'ho detto, oddio mio, che cosa ho fatto? Perché non volevo parlare di questo, in quanto con questo titolo uno presuppone che ne sappia. Invece io seguo assolutamente quello che hanno detto alcuni meglio di me, fra cui il più citato è Wittgenstein, il quale disse di quelle cose che non si sanno bene è meglio non parlare. E se molti avessero letto il Tractatus di Wittgenstein e avessero letto questo interessante punto di riferimento, il Covid e quanto segue sarebbe stato molto meno mascherato e trattato male, perché chi ne ha parlato di più sono proprio quelli che non ne sapevano niente. Ma pazienza. Allora, il mio però è un discorso un poco strano, perché parte dal titolo, come dico, che non avrei più scritto, ma ricordando una cosa, io inframmezzo cose che spero interessanti da piacevolezze e aneddoti. Allora, quando sono stato nella facoltà, Buttani, e allora la prima cosa che ho detto incontrando Carlo è stato: ma scusi, ma lei, perché era giovane, io ero già anziano, lei è parente di Ercole Buttani, ti ricordi, Carlo? E lui mi disse no, e dico: spero che segua le orme del suo omonimo, perché forse voi non lo sapete, ma questo titolo è proprio centrato su quello che è stato fatto da Ercole Buttani, di cui, se qualcuno prende la metropolitana
ed esce a Piazza Piola, trova non un busto, ma una, come si chiama? Come lo chiamerei? Un rilievo, un basso rilievo, un alto rilievo, non so, con Ercole Bottani, che ho avuto il piacere di avere come professore. E Ercole Bottani è stata una figura incredibile, perché è nato come elettrotecnica generale. Ogni tanto bisogna rifare anche la storia del Politecnico, perché spesse volte non ci si ricorda. E qui, per una cosa che capita normalmente e che ho dovuto subire anch'io come rettore, si scontrano due professori ordinari di notevole prestigio, di notevole rilievo, e adesso ce ne sono tanti, un tempo ce n'erano pochi pochi. Allora c'erano due istituti di elettrotecnica, uno di elettrotecnica generale che doveva trattare delle discipline legate allo studio delle leggi di elettrotecnica, quelle che ancora sul libro che c'era ai miei tempi di elettrotecnica generale sono proprio la partenza di quelle che sono le discipline legate all'elettrotecnica. E dall'altro lato c'era elettrotecnica industriale, finanziata abbondantemente dall'industriale Carlo Erba, di cui ancora il nome, e che doveva trattare delle applicazioni dell'elettrotecnica nel campo ingegneristico. Bene, e l'elettrotecnica generale era piccola, piccola, piccola rispetto all'elettrotecnica industriale, che era grandissima. Ecco, dopo un po' di anni, quando sono arrivato io come alunno, era completamente invertito il rapporto. E dall'elettrotecnica generale nacque, su sollecitazione del Bottani, il nome è ben portato, con il fatto che, a differenza del Carlo, Ercole Bottani di molte di queste cose ne capiva, ma non era approfondito. Dice: io sono un elettrotecnico generale. E sono nate, spero di ricordarmele tutte, telecomunicazioni, calcolatori elettronici, hardware e software, teoria dei sistemi, e chi più ne ha più ne metta. Alcuni dei quali sono diventati poi istituti, dipartimenti diversi. Quindi da un nucleo che era elettrotecnica generale sono nate l'ira di Dio di discipline scientifiche e di applicazioni ai campi industriali o paraindustriali, che hanno fatto grande la Lombardia, il Politecnico prima di tutto, la Lombardia, l'Italia. Ricordiamoci, ad esempio, sono state rimesse a punto nel 1945 tutte le aziende che erano state distrutte dalla guerra, perché Bottani volle che nascesse e ripartisse come elemento produttivo la generazione e l'utilizzo di energie elettriche come base industriale italiana. Bottani fu poi il primo presidente della metropolitana milanese e così questo genere. Allora, quando io dicevo a Carlo: ma tu sei parente del Bottani, era un, non sapevo ancora, ma era un invito a proseguire sulle orme del suo non parente, e questo l'ha fatto, e quindi il primo applauso è per questo fatto. Seconda questione, poi quando ho visto che una gentile signora, era una signora che io conoscevo nella sua veste di Assolombarda, dico bene Laura, di Assolombarda, in quanto si è sempre occupata di formazione a tutti i livelli, e in cui come Politecnico noi discutevamo qualche volta in forma anche antagonistica, abbiamo discusso molto con Laura. Ho detto: caspita, ma qui è una accoppiata di ferro. Quindi da un lato il Politecnico, la scienza, lo sviluppo, e dall'altra parte tutta la formazione tecnica che si sviluppa. Allora, questo qui è un elemento, scusate, è un ricordo, è una marcord, ma che ritengo faccia parte della, di questa giornata di introduzione e di piacere
che almeno io ho, ma penso tutti quanti, a festeggiare Carlo. E a proposito del mestiere della scienza, io voglio ricordare una vecchio detto che vedete se lo trovo. Ecco, è così, tra virgolette, abbandonate l'inesperienza e vivrete. Andate dritti, e non lo leggo più, per la via dell'intelligenza. I proverbi, Bibbia, un po' di anni fa, non è un mestiere. Non è un mestiere. È una cosa incredibile. Cioè, la via è la ricerca, il sapere, l'intelligenza. Allora, il discorso è legato all'inizio. Mi faccio un altro un piccolo Amarcord che risale qualche anno prima di Carlo come studente addirittura, perché quando mi sono iscritto io e quando sono diventato studente del Politecnico c'erano due non facoltà, due rami di laurea che erano a selezione e a numero iperchiuso. C'è qualcuno forse che se lo ricorda, se qualcuno vecchio come me o pochino più giovane forse se lo ricorda, ed erano, tu te lo ricordi, eh? Ed erano nucleare e elettronica. E noi, io allora alunno elettronico, rispetto agli alunni nucleari, erano gli unici che ci consideravamo a pari merito, gli altri erano alumnacci, erano ingegneri ma di secondo livello. Poi per motivi anche legati, soprattutto legati al mercato, il mercato dell'elettronica è esploso, il mercato del nucleare no, per fortuna, altrimenti ci saremmo trovati con un sacco di persone senza lavoro, purtroppo, grande rammarico, e quindi elettronica fu eliminato il numero chiuso per elettronica, rimase per nucleare, ed erano i nucleari erano a ragione o a torto, erano considerati la crema rispetto a coccolati, protetti, accarezzati dai professori, e adesso è rimasto qualche cosa in qualche altra laurea analoga, in maniera analoga. E questo è stato un elemento importante perché il nucleare è nato al Politecnico come università, è non nato, ma accoglieva dei nomi meravigliosi, accoglieva nomi come, adesso non me li ricordo se non alcuni, per cui chiedo scusa, cito soltanto quelli defunti per cui non, nessuno si inalbererà, e quindi è Silvestri, e quindi è come diciamo, certo, e poi anche come per quello che è stato anche presidente della AM, come si chiamava? Cerrai e tanti altri che mi dimentico. Ecco, e allora i nomi di queste persone, ricordiamoci il primo calcolatore, il primo reattore nucleare che viveva lì nella via, attualmente via Pascal, e non è un caso che i due istituti poi dopo, quello di nucleare e quello di elettronica, fossero i due nell'ambito di fuori dalle mura, erano in via Pascal, ti ricordi? E poi ci sono stato tutto l'avvenimento dopo, per cui levare via l'acqua del reattore, lasciamo perdere, perché potrei essere ancora accusato e messo sotto inchiesta in quanto rettore, in quanto non ricercatore nucleare. Per cui con quello che avvenne con grande mio sofferenza nell'istante in cui ci fu il malaugurato referendum e di nucleare non si fece più quasi niente, cioè continuarono gli studi scientifici ma le applicazioni non ci furono più, e questo fu uno dei grossi traumi
secondo me, per il sistema industriale ed economico italiano. E tuttora io reputo che sia stato un enorme errore. Anche perché poi noi da un referendum ne abbiamo fatto scendere una politica industriale che è del tutto fuori. Chi è che dà la parola? Perché allora vorrei, per favore, ai 2 minuti di cosa, di farmi un segnale. Glielo diciamo a 5 minuti. A 5, bravissimo. Grazie, perché altrimenti io non ho sotto l'orologio e quindi vado. Ecco, allora, 2 altre parole. In base alla presentazione dell'attività di Carlo mi riesce più facile, perché uno dei temi grossi che ho ritrovato in questa presentazione e che era stato sempre uno degli elementi di spicco dell'Ateneo, con alti e bassi, una specie di sinusoide, no? In cui ci sono dei momenti di fulgore di questo elemento e altri di decadimento, e il concetto è l'accoppiamento di due aspetti molto importanti, che sono tecnologia e quello che, ahimè, è detto, secondo me, male, umanesimo, quasi che gli altri non siano umani. Ecco, perché i due termini di umanesimo e di tecnologia sono, a mio avviso, strettamente collegati, e l'esperienza di Carlo lo dimostra, ed è uno degli elementi importanti per cui vale la pena di celebrarlo, proprio questa sua capacità di mettere assieme tecnologia e umanesimo in forma ridotta, piccola. Purtroppo qui, cioè purtroppo, per fortuna vedo molti giovani, purtroppo lo dico per quelli della mia età, quando io ero studente c'era sempre un concerto nell'ala nord, se non vado errato, in cui si teneva un concerto pieno così. Gli alunni del Politecnico, appassionati di musica, sono sempre stati moltissimi. Io mi ricordo ancora da rettore quando venne una volta Muti a presentare, non mi ricordo più se era il Fausto o il Mefistofele, e c'erano un'aula strapiena, 3 aule collegate audio, e con il fatto che nessuno lasciava più uscire il maestro Muti nella scuola. Allora, il dire ingegnere un poco rigido è sbagliato completamente. L'ingegnere è un umanista, è un uomo di cultura. Questo, a mio avviso, va rivendicato. Intendo, quando dico ingegnere, metto dentro anche gli architetti, non perché siano di serie B. Un mio figlio è architetto e funziona bene. Funziona bene, e sono felice che si sia laureato qui in architettura. Quindi dico ingegneri per dire non deriva. Allora, è sempre dubbio l'origine del termine ingegnere, perché alcuni, sbagliando secondo me, deputano, dice perché hai l'ingegno. No, perché produce un ingenium, cioè un marchingegno. L'ingegnere, per definizione, è quello che dà origine, secondo me, secondo una scuola di interpretazione, non pretendo che sia quella giusta, e riesce a fare qualche cosa. Riesce a produrre uno strumento, un apparato, un qualche cosa che serve poi, che è utilizzato in termini concreti. Io voglio fare soltanto alcuni due aspetti un poco più generali. Allora, che io ritrovo in tutta la vita accademica e non solo, per quel poco che conosco, non solo, di Carlo, che è la curiosità. Uno, se non ha curiosità, faccia un altro mestiere, faccia qualche altra cosa, ce ne sono tante di cose da poter fare. Uno deve essere curioso. Curioso vuol dire anche non ritenere che le cose che si sanno e che si vedono siano le migliori possibili. Il curioso dice: dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare, dobbiamo superare, dobbiamo fare un passo oltre. È curioso ed è un... E quindi è contemporaneamente il fatto che se c'è un rifiuto da parte dell'alunno di ingegneria e dell'alunno che segue, secondo me, poi lui mi smentisce, le idee e l'impostazione del Carlo, è che non esiste l'ipse dixit. Non c'è.
non c'è l'ipse dixit. Quindi bisogna sempre essere curiosi e confutare, andare oltre, superare questo. E uno degli elementi viceversa di fondo che è rimasto così da tanto è l'acquisizione di un metodo. E l'acquisizione di un metodo è la cosa più importante. Non è un caso, forse la mia esperienza non coincide con la vostra, non coincide con molti, ma io ho trovato nella mia attività lunga, ahimè, vista l'età, che è un elemento di fondamentale aggregazione è il concetto del metodo. Non è un caso che gli ingegneri, cioè gli ingegneri nel senso che vi ho detto prima, sono ampio questo termine, è molto vicino ai filosofi. La filosofia e la scuola politecnico, diciamo, si avvalgono di un'impostazione di metodo molto vicino, molto simile. E quindi non bisogna lasciarsi travolgere da cose più o meno scientifiche, non bisogna lasciarsi travolgere da previsioni, perché quando le previsioni toccano anche comportamenti umani, comportamenti delle persone, non sono mai previsioni corrette, sono ipotesi, sono speranze magari in alcuni casi, ma le previsioni, io mi ricorderò sempre un libro del 50, degli anni 50, che è intitolato Automation, automazione di un certo professor Pollock, il quale stabiliva con rigore scientifico che entro prima degli anni 60 sarebbe sparito il lavoro umano in quanto sostituito dall'automatica. Abbiamo visto che non è vero, ma come questi ce ne sono di previsioni a centinaia. Allora il metodo vuol dire sapere fare vedere, vuol dire il modello. Il modello è un elemento importante e noi abbiamo questa impostazione di modellistica. Allora, arrivo subito a una conclusione, a termine di questa mia chiacchierata. Nel modello ci sono due elementi fondamentali. Modello è un tardo latino. Qui si vede la mia preparazione di centinaia d'anni fa al liceo classico. Il modello è una misura in piccolo di qualche cosa, della realtà. E allora il modello si basa sul fatto di definire gli obiettivi, di sapere che cosa dobbiamo tener conto, quello di cui dobbiamo tener conto e altre cose che possiamo trascurare tranquillamente. E quindi il modello è l'altro elemento fondamentale del nostro studio e della nostra preparazione. Molti di voi l'avranno letto, ma io invito a leggerlo per chi non l'avesse letto, il libro il cui titolo è Gödel, Lecher e Bach. Non so se qualcuno ha avuto il piacere di leggerlo. È veramente bello, perché mette assieme queste tre figure molto diverse fra di loro, in cui si vede che sono molto più strettamente avvinte che non. Questo è uno dei libri che io suggerivo ai miei studenti per tanti anni, studenti, non loro per tanti anni, io ho fatto il professore per tanti anni, studenti qua, e insieme con altri due libri che non c'entrano niente con la mia disciplina, con l'ingegneria, ma che io ritengo siano importanti culturalmente. Uno è di Carlo Maria Cipolla, Allegro ma non troppo, in cui ci sono delle cose splendide dal punto di vista. L'altro è il nome è di un professore di filosofia morale dell'Università di Princeton, il cui titolo è stato tradotto alla lettera in stronzate, bullshit. Ed è un libro che tutti dovrebbero leggere, perché è estremamente importante, soprattutto in questo periodo. E quindi si
si va al di là di quelli che possono essere. Nell'ambito non di stronzate, ma di cose veramente reali, viceversa. Voglio soltanto vedere qualche cosa. Vedere il fatto che l'armonia è un elemento, vero? Sto leggendo il professor Cagliotti. È vero? L'armonia è un fatto naturale. E io mi ricordo sempre, e il bello è un fatto che è importante, io mi ricorderò sempre nella sala motori prove dell'allora Alfa Romeo, quando faceva cose belle nuove, e in cui il capo progettista, quindi la prima che venisse acquistata la Fiat, dopo che l'ha acquistata la Fiat è finita, il capo progettista, avendo visto questo nuovo motore, era in prova, si staccò di 5-6 metri, guardò e disse: che bello! E allora il problema è quello di capire che la bellezza e l'armonia sono collegate. E Carlo ne è un testimone. Grazie. Grazie infinite al professor De Maio, ci ha sommersi di stimoli e di anche provocazioni. Dopo vorrei partecipare alla discussione, è un mestiere come un altro oppure no. Potremmo magari avere tempo per una domanda o due per ogni intervento, altrimenti avremo possibilità anche alla fine dei quattro interventi di avere una discussione più ampia con tutti i presentatori. Ma se qualcuno volesse fare un commento o una domanda dopo l'intervento del professor De Maio, possiamo. Io mi alzo in piedi perché ho detto stare in piedi. Sì, sto in piedi. Io sono impedito. Lo verifico, non voglio togliere la possibilità. Va bene, possiamo proseguire dopo. Grazie ancora. Grazie a voi. Possiamo passare alla seconda presentazione e quindi al secondo relatore, il professor Giorgio Benedek. Mentre vi accordate su come procedere, io vi do alcune informazioni, come ho fatto prima, riguardo al professor Giorgio Benedek, che si laurea in fisica nel 1965 presso l'Università degli Studi di Milano. Ottiene presto una posizione di ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ricoperta dal 1967 al 1984, periodo che gli consente anche di avviare un'attività di docenza presso l'Università degli Studi di Milano, dove poi diventa prima professore associato e poi professore ordinario. Dal 1998, insieme al gruppo di ricerca di fisica della materia condensata e di chimica, contribuisce alla fondazione del Dipartimento di Scienze dei Materiali dell'allora neonata Università di Milano Bicocca, dove è stato poi professore ordinario di struttura della materia fino al 2011, per poi essere nominato professore emerito, come attualmente, presso la stessa università. Ha condotto numerosi periodi di ricerca all'estero, in Europa e negli Stati Uniti. Mi sembra importante in particolare ricordare la sua collaborazione continuativa dal 2003 con il Donostia International Physics Center a San Sebastian, nei Paesi Baschi, in Spagna. Ha ricevuto importanti premi, come ad esempio l'Award von Humboldt e il Max Planck Prize. I suoi interessi di ricerca, che hanno portato anche alla pubblicazione di più di 400 articoli scientifici, spaziano in molti settori della fisica teorica della materia condensata, sempre in stretta connessione con i colleghi sperimentali. Proviamo un riassunto: proprietà vibrazionali, scattering e difetti nei solidi e nelle superfici, fisica dei cluster di carbonio, anche in collaborazione, come già stato ricordato, con un altro relatore di oggi, Paolo Milani, e lavori su materiali ferroelettrici, magnetici e superconduttori. È stato organizzatore, forse lo è ancora, di numerosi workshop e scuole internazionali presso il Centro Ettore Majorana per la Cultura Scientifica di Erice, e in effetti io ricordo con grande piacere alcune conversazioni con lui proprio lì, innaffiate di Marsala al Centro Ettore Majorana. E quindi, a proposito di cultura scientifica, il professor Benedek, come vediamo, ci parlerà di scienza come arte e arte come scienza, una sola cultura. E a lui la parola. Io sto in piedi? Se vuole sì, però
anch'io ho sempre fatto lezioni in piedi e faccio fatica a stare seduto. Vediamo, no, devo anche vedere che cosa proietto. Anche la mascherina, se vuoi. Oh, giusto, è vero, scusate. Sì, sì, sì. Eccoci. Ah, fantastico, benissimo. Bene, allora. Bene. Allora, ecco, è già uscito questo, quindi questo è Marchingegno. Bene. Questo, ecco, benissimo. Ciao Carlo. Ero un pochino perplesso quando mi è arrivato questo invito, del quale però sono molto grato. Un pochino perplesso perché ho detto, ma... uno scienziato non va mai in pensione. Com'è è possibile questo? Anche a me quando chiedono, ma lei lavora sempre, no, non va in pensione? E io mi offendo quasi perché dico, ma non sono più capace. Infatti, e qui ho preso anche un caso famoso, cioè di Picasso, è un po' la stessa cosa, no? Cioè, chi gli chiedono, questa signora qui gli chiede, ma lavora ancora la signor Picasso? Non è ancora in pensione? Credo che si offendano, dice, come non sono più capace di dipingere, cioè ci mancherebbe. Quindi, però naturalmente tutte le scuse sono buone per fare una bellissima festa come questa. Quindi vorrei appunto parlare di una cosa che so che ti è molto cara. Perché naturalmente chi fa l'arte è un artigiano, chi è l'artigiano ha un mestiere, fa quel mestiere, e quindi la scienza è un mestiere. Scienza come arte. Ecco, qui mi riallaccio a quell'elogio della bellezza che è stato fatto ora, prendendo una frase famosa di questo Dr. Seraphicus, che probabilmente lo riconoscete, è Bonaventura da Bagnoregio, no? Che tra altre cose ho trovato una sua frase bellissima: scientia reddit opus pulcrum. Quindi questa associazione della scienza, cioè la scienza introduce ordine nelle cose, e allora questo ordine era considerato un segno di bellezza, no? E quindi rende le cose belle. Ma naturalmente c'è un'associazione tra ciò che consideriamo scienza e ciò che consideriamo dominio, campo della bellezza, dell'estetica, dell'arte. Quindi anch'io sono rimasto un po' perplesso di fronte al fatto che questa arte diventasse mestiere, no? E visto sia in uno scritto, in questo libro che tutti conoscete, questo è il mestiere della scienza che Carlo ha scritto, e mi pare appunto che io abbia detto la mia lì sopra, e poi questo Science as Craft, che è uno scritto invece in inglese che non ho capito dove è pubblicato, però che però è molto bello, è molto bello. E mi sono posto anche io il problema, dico, ma mestiere così, in che senso? Allora sono andato a frugare negli etimi di scienza, e allora ho trovato che mestiere deriva da ministerium. Poi ho pensato, ma perché no da magisterium? Magis un po' di più che ministerium. Ma Dante diceva, dal tempo di Dante mestiere o mestieri era necessità. E quindi la necessità della scienza, certo. Il magistero nella scienza, fondamentale. Il ministero, dirigere un laboratorio. Ok, quindi mi sono trovato. E un altro concetto che è esposto in molte occasioni da Carlo è l'idea di bottega, e naturalmente si rifà al tempo in cui le grandi cose nascevano dalla bottega, le grandi opere d'arte, ma anche diciamo il pensiero scientifico che si sviluppava di maestro in allievo, di maestro in allievo, e così via. Questo concetto della bottega. Verrocchio, di cui parla, paragonato a Max Born, due grandi diciamo bottegai. E qui ho elencato diciamo forse i più noti di tutti coloro che sono stati alla scuola di Leonardo,
li conoscete, tutti, in particolare scusate, di Verrocchio, in particolare Leonardo, Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, scusate se poco, eccetera, eccetera. Max Born qui ne ho trovati di più, ne ho trovati di più, e ho trovato quelli, diciamo, illustri che sono segnati in blu in Wikipedia, nel senso che c'è un rimando a loro. Ecco, e sicuramente riconoscete molti, c'è cioè Delbrück, Sasser, Göppelmeier, Hund, Jordan, eccetera, eccetera, eccetera. E poi in blu ci sono quelli che sono stati da lui, ecco, non propriamente dottorandi. Ecco. E quindi vedete che è una bella squadra. Una bella squadra. Osserva che molti, osserva Carlo, che molti di questi hanno superato il maestro, o qualcuno, sicuramente Leonardo, Botticelli, ecco, e certamente anche qui alcuni. Non sono molto d'accordo su Werner Heisenberg, che metti come genio assoluto. Io non sono assolutamente d'accordo, perché in fondo il principio di determinazione è il teorema di Fourier, e dato che esisteva già l'anno prima l'equazione di Schrödinger, quindi è chiaro che essendo un'equazione d'onda vale il teorema di Fourier, per cui è chiaro che c'è una determinazione come c'è nel mondo classico, no? Come un musicista sa, quindi l'ho un pochino, però ci sta benissimo in questa meravigliosa lista. Ok, bene, l'arte come scienza invece, quindi l'arte come scienza in che senso? Beh, perché nel Rinascimento i grandi artisti sapevano da scienziati quello che facevano e che cosa usavano. Pensate già ad esempio alle alchimie del colore, di cui quel Pettegolo di Cennini parla molto. Cennini ha scritto un libro sui segreti alchemici, diciamo, dei colori, che non li chiamavano alchemici allora, erano semplicemente chimica, no? Chimica, ecco, di come riuscissero a mescolare i colori in modo da ottenere certi effetti, e lo facevano con molta razionalità. La geometria e la prospettiva. Ho messo un architetto qua, c'era una disputa se fosse un artista o uno scienziato. Io naturalmente penso anzitutto che gli ingegneri sono scienziati, non capisco perché gli ingegneri non siano scienziati. Ecco, secondo, penso che anche gli architetti lo siano. Provate voi a costruire un grattacielo senza avere i fondamenti, diciamo, della meccanica, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, quindi Brunelleschi l'ho messo comunque qui volendo come artista, però Brunelleschi aveva escogitato delle tecniche ottiche bellissime per rappresentare ciò che poi voleva costruire. Piero della Francesca ha scritto un trattato di matematica, De Quinque Corporibus Regularibus, un trattato che poi Luca Pacioli, matematico, ha fatto pubblicare. Luca Pacioli e Piero della Francesca erano tutti e due di San Sepolcro, quindi erano amici. Van Eyck, beh, lo metto a nome di tutti i fiamminghi che hanno fatto delle meravigliose rappresentazioni prospettiche, no? Dove l'effetto presenza, diciamo, è straordinario, no? Ecco, quindi anche l'arte può essere scienza. La luce e la sua scomposizione. La luce e la sua scomposizione, naturalmente da Newton in poi, però questa meravigliosa tecnica di scomporre la luce per creare degli effetti particolari, dare luce ai quadri, dare l'impressione, beh, gli impressionisti hanno cominciato a farlo loro certamente, ma poi si arriva al pointillisme, no, di Seurat. No, di sarà con tutti i puntini di diversi colori, e quando si vede c'è questo meraviglioso effetto di luce. Ma naturalmente gli italiani Previati, il divisionismo italiano, no? Previati, Pellizza, Segantini. Ma io naturalmente dovevo partire dall'alto da destra, perché ho voluto partire da qui, ma diciamo maestri della luce senza ancora sapere come funzionasse la cosa era naturalmente Caravaggio. E poi invece dopo c'era Turner, che anche lui ha fatto delle cose, rappresentazioni luminose e meravigliose. Ma ho scelto a caso, quelli che mi sono venuti nel momento in cui ho messo giù questo, ci sono tantissimi. Ambiguità e meccanismi percettivi. Ecco qui, ecco che ritorna Escher, no?
E ho messo anche Vajarel che costruisce dei quadri diciamo che si possono vedere in due modi diversi, e quindi nasce questo effetto di risonanza, questa cosa che diciamo che è stata illustrata benissimo da Peppino Cagliotti in molte sue opere anche recenti, no? Eccetera. Questo è il gioco dell'ambiguità, compreso il tuo ultimo libro, Odi et Amo, no? Questa volta l'ambiguità è trasferita dalle immagini alla psicologia, però c'è anche questo, e tutto si illustra attraverso un'analogia con la un linguaggio che è quello della meccanica quantistica. Quindi ecco come certe rappresentazioni artistiche possono a un certo punto non solo essere scienza, ma fornire dei modelli che possono essere scientifici, diciamo, o addirittura modellizzare, rappresentare la meccanica quantistica. Quindi è questo. Quindi scienza e arte sembrano interscambiabili, no? Nel senso che sostanzialmente fanno parte di una sola cultura. Di una sola cultura. Ma diciamo, non è solo in quanto metodo di lavoro, no? In quanto il lavoro dello scienziato assomiglia a quello, dal punto di vista della creatività, assomiglia a quello dell'artista. No? Cioè, la creatività è l'elemento che li riunisce, no? Ma anche è della trasmissione del sapere, naturalmente, ma anche come metodo di pensiero, appunto. Qui ho portato un esempio per spiegare come voglio. Ecco, qui vedete Harry Kroto, premio Nobel per la scoperta del fullerene, penso di parlare nel posto giusto, perché qui c'è una congrega di carbonari, appunto, perché c'era il capo del carbonaro e lui anche sotto anche voi, carbonari, quindi la carboneria, benissimo. Bene, il capostipite di quello che ha riportato in auge la carboneria è Harry Kroto, che insieme ad altri due colleghi ha preso il premio Nobel nell'86, qualcosa del genere, per la scoperta del fullerene. Ecco, ma come quello che veramente ha capito, quando si sono trovati di fronte a questo spettro, quello che ha capito veramente che si trattava di una palla fatta di 60 atomi con simmetria icosaedrica è stato Harry Kroto. Perché? Perché da giovane, ha detto, facevo il disegnatore ed era bravissimo in geometria. E quindi quando si è trovato di fronte al problema, qual è quella molecola che ha 60 atomi equivalenti? C'è una sola possibilità. E ha costruito il modellino nottetempo. Quindi ecco come una formazione inizialmente nel campo, diciamo, della grafica, dell'arte, eccetera, eccetera, può aiutare e fornire la scintilla per capire un fatto scientifico, per capire una molecola. Naturalmente questa molecola era già conosciuta molto tempo fa, era già stata disegnata appunto era stata disegnata da Piero della Francesca. Questo invece è un intarsio fatto da un grande intarsiatore, si trova vicino, si trova nel Senese. Ed è stata disegnata appunto da Piero della Francesca nel suo Libellus de Quinque Corporis Regolarum, che ho citato prima, e lo ha disegnato il disegno però è stato fatto in prospettiva da Leonardo da Vinci, che lo ha fatto per il libro di Luca Pacioli, De Divina Proporzione. Quindi è molto curiosa questa cosa, questa interazione tra Luca Pacioli e Leonardo da Vinci. Luca Pacioli era un matematico a Bologna, che poi era finito a trovare Leonardo a Milano, ma intanto le cose precipitavano, sono finiti a Ferrara tutti e due, e intanto credo che si scambiassero tante idee. Fra l'altro Luca Pacioli ha spifferato a Leonardo da Vinci quello che le aveva raccontato Copernico molto prima che pubblicasse il suo famoso libro, quando era già sul letto di morte, no? E quindi li ha spifferati. Infatti a un certo punto Leonardo da Vinci scrive: è il sole non si muove, no, a un certo punto. Quindi
c'era questo rapporto tra i due. Bene, allarghiamo il discorso dall'arte alle humanities, scienza e humanities. Humanities l'ho messo in inglese perché era lungo e sarebbe discipline umanistiche, no? E invece in inglese c'è una sola parola, quindi l'ho messo così. Ecco, quindi unità del sapere scientifico e umanistico, quindi non solo l'arte, ma in generale, quindi una sola cultura. E questo è appunto ciò che sta alla base di questo concetto, diciamo, originario di Bottega. Naturalmente è un concetto medievale, perché qui vedete la famosa Margherita filosofica, dove per Margherita filosofica trovate insieme, non si riesce a leggere facilmente, ma trovate insieme le arti, il trivium e il quadrivium messi insieme, no? E naturalmente una persona colta doveva masticare il trivium e il quadrivium, quindi non c'era discussione su questa unità, diciamo, culturale, no? E quindi da dove viene questo apparente conflitto delle due culture, questo termine introdotto da Snow? In realtà riemerge sotto varie forme nei periodici scontri tra conservazione e progresso, perché non è soltanto, non se ne parla soltanto adesso gli scontri tra le due culture, cioè quella umanistica e quella scientifica, sono periodici nella storia, per vari diversi motivi. E già ad esempio le grandi dispute nel tempo, nel Medioevo, no? Fino ad arrivare all'espulsione di professori dalla Sorbona nel 1277 con l'accusa di averroismo, no? In realtà c'erano scontri di culture tra la cultura, diciamo, occidentale e quella islamica che arrivava, che poi in realtà stava portando la cultura greca, riportava la cultura greca in Europa, però c'era questo scontro, no? E certamente c'era gente che c'erano dei dottori molto illustri, uno che mi è molto caro, che è questo Dr. Subtilis, che è Dans Scotus, no? E poi c'era Ruggero Baccone, Roger Bacon, che era un Dr. Mirabilis. In questa disputa naturalmente anche il Dr. Seraphicus non si tirava indietro, e poi soprattutto colui che era invincibile. Cioè quello del rasoio, il rasoio di Occam. Ecco, queste erano le grandi dispute che già allora c'erano, e naturalmente quelli che ho messo qua erano quelli tutti da una parte. Però questo ci ha condotto piano piano verso la rivoluzione scientifica. Quindi appunto partiamo da Guglielmo d'Occam, ma poi Buridano, che era suo allievo, è un grandissimo, che era Niccolò Resme, dirò dopo perché era grandissimo, no? E poi un altro Nicola importante, Nicola da Cusa, un pochino ondeggiante, ma insomma un grande personaggio, e naturalmente il terzo grande Nicola, cioè il fondatore dell'eliocentrismo, Niccolò Copernico, no? Quindi c'erano tre grandi Nicola a quel tempo, e questo ci hanno portato alla, diciamo, verso il metodo sperimentale, no? Soprattutto verso sperimentale, e in particolare qui ho messo una frase latina di Bernardino Telesio, che sostanzialmente dice che bisogna percepire le cose in modo sensibile, cioè non solo speculare, quindi sostanzialmente bisogna fare delle misure. Ecco, questo è sostanzialmente il senso di questo discorso di Bernardino Telesio, che era molto ammirato da Francis Bacon, da Francesco Baccone, il quale aveva una grande ammirazione, ed è naturalmente, lo consideriamo sempre come il precursore del metodo sperimentale, che poi esploderà con Galileo, e naturalmente Pierre Gassendi, che era contemporaneo di Galileo e che portava il verbo galileano in Francia, no? Quindi, ecco, questa era un po' la cosa. Ma ora è interessante vedere come tutti questi personaggi erano tutti l'una e l'altra cosa. In caratteri normali ho scritto ci sono quello che riguarda la scienza, in caratteri corsivi ci sono quello che riguarda l'arte. Allora vedete che Leonardo faceva tutto, quindi è chiaro che c'è dentro tutto. Ma anche Copernico non scherzava, perché era anche giurista, seppur di diritto canonico, aveva studiato a Bologna, Padova anche, no? E oltre che essere astronomo, era anche religioso, peraltro Copernico.
forse per questo che ha aspettato di essere sul letto di morte per pubblicare il suo De Revolutionibus, conosceva bene quali erano i rischi. Galileo, naturalmente, che era anche filosofo, scrittore e anche teorico musicale. Suo papà era naturalmente grande musicista e teorico musicale, ma anche lui non scherzava, suonava benissimo il liuto. Robert Hooke, che era anche architetto, e oltre che essere geologo, biologo e fisico, no? E naturalmente Newton, che si peritava anche di essere teologo e storico, oltre che alchimista. Io non sapevo che colore dare all'alchimia. È bellissimo. Naturalmente, andando avanti, troviamo Leibniz. Leibniz, filosofo, matematico, scienziato, logico, teologo, linguista, glottologo, giurista, storico. Insomma, non perdevano tempo. Naturalmente Kant, che è il nome filosofico, no, dell'illuminismo, naturalmente insieme a Laplace hanno fatto il famoso modello Kant-Laplace del sistema solare, no, che si aggrega da un disco originario, no? E questo è fantastico. Naturalmente Laplace ha messo le equazioni, però Kant l'idea, no? Naturalmente Goethe con la sua teoria dei colori, Leopardi che ha fatto un trattato di astronomia, eccetera, eccetera. Eccoci, e sostanzialmente il Rinascimento, approfittando della laicizzazione del tempo, diciamo, ha prodotto una condivisione del sapere, no? Una maggiore condivisione del sapere, che ha indotto la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale, e sostanzialmente l'unità del sapere trova la sua forma nell'enciclopedismo, che fiorisce nel XVIII secolo, no? L'enciclopedia francese, e poi dopo nel 1770 non nasce solo Beethoven, ma nasce anche l'enciclopedia britannica. No, quindi è l'enciclopedismo che porta questa unità del sapere, e le accademie e l'illuminismo. Naturalmente, diciamo, qui di traverso si mette la riforma e la controriforma, ma ho sempre immaginato che il problema fosse, riguardo alla scienza, il timore che la scienza uscisse dal controllo, diciamo, della Chiesa. Era solo quello, perché in realtà all'interno molti grandi astronomi del Cinquecento in poi sono gesuiti, ed erano praticamente tutti, salvo Clovio, salvo i primi, erano tutti copernicani. Cioè Matteo Ricci è andato a spiegare il copernicanesimo in Cina, no? Quindi straordinario. Poi venendo avanti, naturalmente Boscovici era gesuita, e cose, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo interessante fatto. Ecco, il termine due culture, quindi, è questo termine che è stato inventato da Snow, cioè inventato, è introdotto in una sua famosa conferenza nel dopoguerra 56-59, e questo fatto che sostanzialmente ci fosse un grosso problema questa separazione delle due culture, ed era in questo in grande discussione con un certo Lewis, il quale riteneva logico, perché come molti ritenevano le scienze umanistiche, le discipline umanistiche stanno al di sopra, e la scienza invece è cosa da elettricisti, no? Come dicevano Croce e Gentili. Bene, in realtà penso che siano due visioni ontologiche eventualmente in conflitto, cioè un mondo, la visione di un mondo come un insieme di cose verso un mondo come un insieme di eventi, cioè sia, questa è la cosa, cioè diciamo quella, riferendomi a quella ontologia dei processi, che è stata sviluppata, c'è una famosa conferenza tenuta ad Harvard da Alfred North Whitehead, no? Il quale introduce questa nozione dell'ontologia dei processi, e sembra lo strumento della meccanica quantistica. Noi non vediamo, nessuno ha mai visto un elettrone, noi vediamo i processi, i cambiamenti di stato, da un altro stato ad un altro stato, è questo che noi vediamo, no? Cioè, quindi questa idea che siano i processi che dominano. Interessante però che ha delle radici profonde. Dan Scotto diceva che se volete conoscere la natura delle cose dovete studiarne il movimento, e il movimento che definisce la natura delle cose, e lo stesso diceva Oresme, quindi detto in modo più raffinato. Quindi questo è molto interessante, questa immagine che vedete, quella di Whitehead. Quindi l'essenza della scienza, dell'arte e di ogni disciplina umanistica è il processo creativo, e questo è l'elemento unificante.
e le due culture sono di fatto quella, una è quella del il mondo delle cose così come sono e l'altra è quella del continuo cambiamento. Quindi credo che la vera dicotomia che ci potrebbe essere sia un po' questa duplice visione. D'altra parte, in questo periodo in cui noi scienziati siamo sulla difensiva, perché in questo periodo di Covid ne abbiamo sentiti tutti i colori contro la scienza, no? Siamo una congrega pagata dalle multinazionali, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che c'è una dicotomia molto grave. La condivisione del potere che in due secoli ci ha portato dalle monarchie assolute alla democrazia universale, no, non è, no, a questo non è corrisposto una condivisione della conoscenza altrettanto rapida. Questo è il dato di fatto, no? Quindi scuole, non c'è altro da fare che questo. Quindi eccoci qua. Concludo, qui avevo messo delle schede, cose, però sono, è tempo di concludere. Quindi le discipline umanistiche e scientifiche marciano insieme, sì, nell'antichità ho messo una specie di riassunto, essendo l'uomo parte della natura, le scienze morali, delle quali etica, filosofia, letteratura e arti fanno parte, non possono che integrarsi alle scienze naturali e costituire un'unica cultura. La conoscenza intesa come scienza condivisa è un processo e il confronto tra posizioni diverse ne è il motore. I tempi di grandi confronti sono stati più produttivi, però, e questo dobbiamo considerarlo, no? Purché siano rispettate naturalmente le regole del gioco, perché se cominciano a piovere scomuniche allora c'è qualcuno che bara. No, però, se, ecco, e infatti è curioso che il presunto conflitto tra le due culture torni di scena proprio nel secolo in cui avvengono tre importanti rivoluzioni in fisica: la meccanica quantistica, la relatività e la termodinamica di non equilibrio, con importanti risvolti ontologici e anche etici. Infatti, se leggo questo, ma essendo scritto in piccolo, può darsi che non sia leggibile. Questo ed altri procedimenti, precedenti confronti e conflitti riguardano l'ambito puramente accademico oppure sottendono motivazioni sociologiche, economiche e politiche. E questo è probabilmente la vera ragione che sta dietro questi periodici confronti, diciamo così. Per esempio, tra Snow e Lewis era una questione di classe sociale, a quanto pare, anche se lo metto un punto interrogativo. E andando indietro nel tempo, ad esempio, vi ricordate il più famoso di tutti i conflitti, quello tra Enriquez e Croce Gentile, no? Cioè l'idealismo contro la scienza, essenzialmente, no? Pensate che Croce e Gentile definivano dilettanti e ingenui minuti coloro che scrivevano su Scienza, la rivista fondata appunto da Enriquez, no? E tra questi dilettanti e ingenui minuti c'era Mach, Poincaré, Carnap, Cassirer, Rutherford, Lorentz, Russell e anche Einstein. Questo era il primo grande conflitto, ma adesso però la riforma Gentile, ossia l'involontario, ma ben accetto regalo alla scienza italiana, perché in realtà quelli almeno della mia età hanno ancora studiato in una scuola gentiliana, no? E siamo molto grati, perché abbiamo avuto una base umanistica straordinaria che ci ha aiutato enormemente, e così umilmente ci consideriamo tutto sommato persone colte. No, ecco. E invece questo regalo non è stato fatto agli umanisti di addestrarli adeguatamente nella cosa. Quindi grazie Gentile. Benissimo. Naturalmente c'era anche un altro grande scontro alla fine dell'Ottocento, ancora per le stesse ragioni. Ci fu un lascito, una donazione al Mason Science College dell'Università di Birmingham, con la condizione che non si insegnassero materie classiche. Quindi da un estremo all'altro, no? E anche questo produsse una grande contrapposizione, ho finito, eh? E poi c'era naturalmente anche all'inizio del secolo dell'Ottocento, tra Jeremy Bentham e Samuel Taylor Coleridge, vi risparmio quello che John Stuart Mill aveva scritto in proposito su una rivista, e questo era, a quanto pare, la causa di questo era il luddismo, all'epoca in cui si biasimava il progresso scientifico perché sostanzialmente toglieva posti di lavoro, ecco, a causa dell'automazione, eccetera, eccetera. Quindi era già cominciata questa cosa. Quindi concludo, l'artigianato è un fondamento del processo creativo, artigianato, stavolta, ed in questo accomuna le scienze, le discipline umanistiche e le arti,
creare conoscenze è di fatto il più bel mestiere del mondo. Quindi chiamiamolo mestiere, ma è il più bello che c'è. E poi qui metto un punto interrogativo, perché questo dovrebbe essere uno spunto di meditazione. Ma la scienza come artigianato sopravvivrà all'attuale mercificazione? Cioè il prodotto scientifico come commodity, no? Fattori di impatto come indici commerciali, eccetera, eccetera. Questo chiaramente apre uno scenario tremendo su cosa sarà della nostra scienza, diciamo, a causa di questo. Però noi amiamo giocare, e quindi giochiamo con queste regole nuove, e va benissimo. Grazie per l'attenzione. Molte grazie, professor Benedek. Qui ci stanno sfidando quasi anche con tutti questi stimoli. Come ho detto prima, se ci fossero domande o interventi, possiamo pensare anche di dedicare un breve spazio prima del coffee break a questo, altrimenti procediamo dopo. Arrivo. Chiedo magari la cortesia di presentarvi se volete. Tengo io se vuoi. Sì, grazie. Sono Sergio Garriva, io sono un vecchio professore del Politecnico di Milano. Io, di fronte a questi interventi, mi chiedo come Adriano e come il relatore che abbiamo avuto adesso vedono il futuro dell'ingegnere. Un ingegnere sempre più interdisciplinare, sempre più aperto alle conoscenze, meno specialistico. Un ingegnere, l'ingegnere, diciamo, di qui a 10, 20, 30 anni, in una società che evolve così rapidamente, come lo vedete, come pensate che debba essere? Questo mi sembra interessante, anche per quello che è stato detto di Carlo, questa apertura, diciamo, a 364 gradi su 360, anzi, sulla cultura, sulle conoscenze, come lo vedete? Ecco, questa è, direi, la domanda che ci poniamo, almeno che io mi pongo come vecchio ingegnere. Grazie. Grazie. Il professor De Maio vuole... Prima darci una gara. Vai. Prego. Facciamo prima il professor Benedek. Ma premetto che, appunto, cioè l'ingegnere tanto... appunto è uno scienziato a tutti gli effetti, questo non c'è problema, ma quello che penso che effettivamente oggi le tecnologie evolvono così rapidamente che quando uno comincia un corso di studi, quando è arrivato alla fine, quella tecnologia che ha imparato a scuola non c'è più, e allora oggi abbiamo sempre meno bisogno di scuole che preparano al mestiere e sempre più bisogno di scuole che aprono la mente. E quindi ora, da questo punto di vista, non conosco benissimo il Politecnico, però mi sembra che da come era il tempo in cui, di come lo conoscevo quando ero studente, non ho studiato il Politecnico, ma eravamo vicini di casa, quindi adesso credo che il Politecnico abbia fatto un enorme sviluppo in questa direzione, cioè nel senso che una volta l'ingegnere usciva dal Politecnico pensando adesso trovo il posto da ingegnere, invece oggi trovo un posto, sì, ma sicuramente, perché è la qualità che conta, no? ma è proprio la cultura mentale, quindi, che oggi le nostre scuole riescono a dare. Io ci credo, perché vedo che tutti all'estero ci portano i migliori studenti, e quindi significa che nonostante tutto riusciamo a fare un buon lavoro, no? Io parlo naturalmente per Bicocca, ma credo che la stessa cosa sia uguale per il Politecnico. Grazie mille. Non so se ho risposto alla domanda. Ma... Sì, sì, tra l'altro in termini di trovo un mestiere, mi sa che chi ha fatto la domanda ne è un esempio. Non da poco. Prego. Va bene qui oppure devo venire di là? Va bene qui. Allora, bella domanda a cui io non so dare risposta.
Allora, che cosa immagino? Quindi non prevedo, ma immagino, spero, e che ci saranno sempre di tutti, chi si laureerà da noi o in altre facoltà ottime, in altre università ottime, ci saranno sempre quelli aperti e quelli chiusi. Ci saranno ingegneri che ragionano in un'ottica molto ristretta e ci saranno ingegneri bona tu fer. Allora, il nostro obiettivo è quello di fare ingegneri bona tu fer. Tutto lì. Allora, io se posso permettermi un aneddoto, che non è un aneddoto, è una vita vissuta. Facevo il quarto anno di ingegneria come studente e quindi un pochino di percezione di quello che capitava, ad esempio alla fine di un esame uno grosso modo sapeva quanto avrebbe preso, no? E trovo un professore che è stato il mio professore e il quale mi ha chiamato. Io non capivo cosa dovevo fare, sono rimasto attaccato alla lavagna per un'ora e mezzo. Poi mi dice, ma io vado a posto, vada pure. Io sono arrivato giù, mi sono seduto e ho detto, boh, chissà cosa avrò preso. Proprio non avevo la minima idea. Lui mi guarda e fa, 30 lode. Allora io prima ho aspettato che firmasse il verbale, non si sa mai. E allora una volta firmato ha detto, mi scusi professore, ma perché che io non le ho risposto niente? Ah, dice, ma lei non poteva rispondermi, le ho fatto una domanda che lei non sapeva, non poteva sapere, nessuno gliel'ha mai insegnato. E dice, allora volevo vedere il modo con cui ragionava. Bello, eh? Allora, i professori dovrebbero sempre fare questo. Vedere il modo con cui uno ragiona. Grazie. Va bene, grazie ancora ai nostri relatori. Allora adesso facciamo una pausa, c'è un coffee break qui dietro, nello spazio dietro l'aula, potete accomodarvi e ci rivediamo, ricominciamo al Va bene, allora vedo che siamo tornati. Ok, so for the second part of this workshop, I switch to English. So I apologize also with Brian because I invited him to present in this event, but the rest of the event is in Italian. So sorry, Brian, for this. So the next speaker is Professor Brian Tanner from University of Durham in UK. Brian is an emeritus professor of physics. He is in Durham University since 1973, and he was soon professor. He was also head of the Department of Physics in Durham University at the end, and from 96 to 99. His research interests center around the use of high-resolution X-ray scattering to probe structure of materials and to understand the relationship between magnetic, optical, structural properties of advanced materials with experiments both in lab and at synchrotron radiation sources like ESRF in Grenoble, Daresbury, and now Diamond Light Source. I had the luck to do my PhD in Durham under the supervision, the joint supervision of Brian and Carlo Bottani. And then more recently, after 2000, he also had roles as director of University Technology Transfer Office, Dean of Knowledge Transfer in Durham University, and then Dean for University Enterprise. He served numerous research council committees and panels and scientific committees. And I also want to mention that in 1978, he co-founded a spin-off company, BID Scientific Instruments. And
Also, we have here today also Keith Bowen, who will give also will say some words to greet Carlo today. And Brian published over 400 papers in refereed international journals, wrote some books, and I also want to mention that he is member of the Interdisciplinary Ordered Universe Project. I think he will tell us something about this today, about the scientific works of Robert Grosseteste, a polymath of the 13th century. I also want to say that, I mean, last but not least, Brian is an enthusiastic musician. He is an organist and also plays the double bass at the New Tyneside Orchestra. So I think this is an example of the unity of science and art that we have discussed before. So I'm very, very happy to present his talk. The title will be Total External Reflection, High Medieval Scholars and Challenging the Science-Humanities Divide. So I hope also everything works well here. So please, Brian, thanks. Well, thank you very much for that introduction, Andrea. I'm delighted to be here and give greetings to Carlo. Right, it does work. I first met Carlo as part of a collaborative academic program, which was a joint industrial and academic program. I have to say, please bear with me. I'm picking up my own echo, so I'm going to drop away my own sound. The project was on the characterization of surface roughness and subsurface damage. It was led by Keith Bowen, Andrew Briggs, Carlo Bettani and Marco Beghi, and myself were the academic partners. Durham brought X-ray scattering, Milan brought Brillouin scattering to that collaboration. And it's a great delight actually to have Keith here this afternoon, both because of this way in which I first met Carlo, and secondly, because he also has some words of greeting. And I'm going to hand over to Keith for a few minutes just to say hello to Carlo. Thank you, Brian. The collaboration that Brian has just referred to was the first major European project that I was involved in, and I've been involved in several since then. And I'm sure Brian will join me in expressing our shame at the current situation of the United Kingdom in Europe, and we hope to remedy that at some time in the future. But it is a pleasure to be here on the occasion of Carlo's retirement and to wish him a long and happy retirement. And I also believe that he will be as unsuccessful in retirement as I have been, in that I have retired about six times in the last 20 years and keep on coming back. I'm sure Carlo will keep on coming back in one form or another. I don't recommend it because it will keep his brain as lively as ever. So a very happy retirement and a delight to see you and be here again, Carlo. And I'll now shut up and let Brian talk about something interesting. Thank you, Keith. Well, what Durham brought to the collaboration was the scattering of X-rays at grazing angle from surfaces. And the important piece of physics is that the refractive index of materials to X-rays is less than one. And so refraction is towards the surface and away from the normal. At a critical angle,
the refracted ray runs along the surface, and beyond that, there is total external reflection. One of the things about the method is that we can calculate very accurately the scattering just beyond the critical angle. And what I've plotted here is something that came from the joint collaborative program that we've just talked about, in which this is the specular reflection. And you see that for very small angles, there is total external reflection, after which the intensity falls away characteristically as the angle increases. You could also look at the diffuse scatter, which in this case, as we scan across here, you see the intensity of scatter as a function of the incidence angle, keeping the detector fixed. One of the beautiful things about this is that the theory works beautifully. And you can see here four red lines going through data points, and all these fits come from a single set of parameters. So that was what we were using the technique for. We were using it in an industrial context. In particular, we were looking at the evaluation of polishing damage in alumina. Alumina is used for washers in water mixer taps, as you can see at the top here. And the collaborating company was very keen to try and understand what was happening of the polishing. I have to say, we managed to take one stage out of the process. And as a result of that, we saved the company 10 pence, that is 1/10 of a pound per unit. As they made 30 million of these a year, the saving was about £3 million. So I think that was a good example of academia and industry collaborating really very well. Keith reminded me yesterday afternoon that the Milan Group were bringing software to the project, and the story that Keith reminded me of was when the group wanted to call their new software Brillo, which in Britain is a scouring pad used for cleaning pots. If I'd realized that eventually they were going to brand it as Mr. Muscle, I think perhaps we would have let Carlo actually call the software Brillo. But in the end, we managed to persuade him this was not a good idea. So, one of the things about the reflectivity method is that beyond a very small angle, you find that the intensity oscillates, and the oscillation is inversely proportional to the thickness of a single film on the surface. So if you have a single film on a surface, you get these oscillations, which are inversely proportional to the thickness of the film. And it was that realization that started the collaboration between Milan and Durham. The first paper that we published was on a combination of Brillo scattering and characterization by X-ray reflectivity, and it was published in 1997. And that began a very fruitful collaboration between Milan and Durham, and I have to say it was a very enjoyable time. The stroke of genius that Carlo had
was to send two of his best students to Britain. He sent Andrea Ferrari to Cambridge, and he sent Andrea Libassi, the second Andrea, to Durham. And the two of them worked together. And I have to say that what piece of work that came out of that collaboration is one of the most highly cited pieces of work that I have ever been involved with. It was a superb piece of work between these two young men. They are both deservedly professors now, and this use of the combined technique of energy loss spectroscopy and X-ray reflectivity to determine the composition of amorphous carbon films, the SP2 and SP3 fraction of these films, how diamond-like, how graphite-like these films were, has been very, very highly cited. It's a piece of work that's still highly relevant. But about that time, Carlo was also interested in the study of ancient parchment and the characterization by vibrational spectroscopy. And here is the very short abstract from a paper in the Journal of Raman Spectroscopy that Carlo published in 2000, using Raman and Brillouin scattering as optical techniques to look at how parchment was damaged and restored and what the changes might be. Now, this was pioneering, and it led the way to the use of Raman techniques in the study of medieval manuscripts. My colleague Andy Beebe in the Department of Chemistry here in Durham has developed a portable micro-Raman spectrometer, which he takes to libraries and is able to study the composition of pigments and therefore understand where the pigments came from. By having a portable device, it means that they can go to where the manuscripts are rather than having to try and get them out of the safe storage and temperature controlled and humidity controlled conditions that they're normally stored. So that was pioneering work by Carlo. I became interested in the study of medieval science about 10 years ago. And one of the things that I had been interested in was the question as to whether the lunar crater Giordano Bruno actually was formed in AD 1178. In that year, there's a report in the Chronicle of Gervase of Canterbury in which he states that he was told that the new moon was shining and suddenly the upper horn divided into two. And from the middle of this division, a burning torch leapt out, throwing out flames, embers, and sparks. And at the same time, the moon quivered like a snake that had been stabbed. After this, it returned to its proper state. This fluctuation was repeated 12 times or more. Now, in 1976, Jack Hartung suggested that Gervase's account referred to the formation of the far side lunar crater Giordano Bruno. And there's been quite a lot of work since then to try and understand whether this is a feasible explanation or not. Lunar orbiter studies showed that the number of small meteorite impact craters on the material that was ejected from
creator Gerard Bruno was too many for it to have been only a few thousand years ago. And the general agreement is that it was formed about a million years ago. So I was interested in the phenomena that Gervais reported and exactly how this came about. Now, because I was interested in total external reflection, when we thought very carefully about this, we realized that if you have light coming on the boundary of a hot air column, the light is entering a medium of a lower refractive index. And so the light is bent towards the surface. And that at a certain angle, the light goes along the surface. And below that angle, you get total external reflection. And the quivering of the moon's image suggested that this was in being viewed through a column of hot air. And indeed, this model works really quite well. The direct line of sight to the moon, just on the edge of this hot air column, and the reflected image comes together. And if you have a hot furnace, then these flames will appear to come out of the middle of the split image. So it was a great delight to be able to reference X-ray reflectivity from materials in a paper in a journal which was devoted to the history of science. And as a result of these studies, I was invited to give a talk at the Lombardy Institute for the Academy of Sciences and Letters. And although the paper, I had difficulty with the connection. Nevertheless, the paper has just appeared in the journal, and of course I commend it to you. Again, Carlo's hand was in this work of medieval science, and we find that Carlo is there as a scientific person responsible for editing the journal. So I am grateful once again to Carlo for this part of my career. But of course, I must tell you something about Robert Grosse Test in the next few minutes. Somebody who has been very heavily involved in my activities in the last 10 years. You've already heard in passing about Dr. Mirabilis, Roger Bacon. Grosse Test was somebody that Bacon thought very highly of. It's not clear whether he was his pupil. He probably wasn't, but he certainly adopted many of Grosse Test's ideas. Grosse Test was a scientist, a theologian, philosopher. He became a bishop, and he was a political advisor both to the king and to major barons of the period. Between 1200 and 1230, he wrote 13 short treatises on natural philosophy, and it is those that we have studied. The Ordered Universe team consists of a number of people who are of very different disciplines. We have historians, scientists, linguists. We have a paleographer, philosopher. And interestingly, we have creative artists also within the team. We
work by studying the texts and reading them collaboratively in translation and also in Latin. The manuscripts are not always in very good condition, as you can see on the left here, but nevertheless, there are enough manuscripts that we have been able to produce decent editions. This is the team at work. We read in detail how these the texts and try and understand what he is saying. The outputs have been interesting. We have produced a new edition and translation and commentary in a standard arts and humanities format. That volume one is already out, volume two is in press, and we're starting work on volume three. We only have another three to go. In trying to understand what Grosseteste was saying, we've had to try and understand his physics. And as a result of that, we've managed to publish a few papers which combine modern science and medieval science, both in terms of trying to understand the optics that he was describing, and also his model of the rainbow. That led us to look at ray tracing through an inverted cone and some genuinely new optics, which was published in Applied Optics. So that was where medieval science stimulated ideas which were which resulted in new modern science. The artists were stimulated by the study of these medieval scientific treaties to generate a variety of works of art, probably the most spectacular have been the works of Ross Ashton and Karen Moddett from the projection studio. They project light onto buildings, creating really quite spectacular artworks. The one here is of Durham Cathedral. This is in Cambridge. These works have been viewed by over a million people, so it really has been quite a major way of getting impact. Hannah Smithson was stimulated by the study of Grosseteste's study on the rainbow to develop a method for understanding modern perception of colour in terms of it's a unique coordinate system, which essentially is a spiral coordinate system, and the pictures that came out of the scientific work stimulated Colin Rennie at the National Glass Centre in Sunderland to produce some really very beautiful artwork. This piece here in the centre of the image shows the spirals that are associated with specific properties of the rainbow, and it was again a very cleverly done piece of work in which he put three orthogonal spirals into a piece of glass blown by a technique that would have been used in the medieval period.
and another piece of artwork here, which was again stimulated by that work. So that work involving scientists and medieval scholars was in itself a way of combining and bridging the science and humanities divide. But another very important part of this program was the outreach program in schools. And this was run by Pembroke College, Oxford, and other institutions, including Durham. And it aims to raise the aspirations of very intelligent young people who come from deprived communities, to stimulate them to think and study outside of their normal experience, to challenge science students with arts and humanities, to challenge arts and humanities students with science. And we've done that through seminars, residential summer schools, and lectures. And here I am giving a presentation to a group of students talking about the optics in one of Grosseteste's treatises. I would finally like to share with you something that one of the students wrote after this exposure both to science and to arts and humanities, showing that the two were not in conflict, but actually fitted together. And what he said, and this is a young man age 17, all in all, I found learning of the ideas from the Middle Ages fascinating. At first, I was led to believe the Middle Ages were shrouded in darkness of science and that no advances were made in respective fields. But I find now that such fascinating people like Grosseteste still imagined and contemplated the laws of nature, and that humans' innate curiosity continued through this interesting period. Perhaps what is more intriguing is how we can use the ideas of the work of Grosseteste and many alike to explain phenomena today, and perhaps see the world from a different perspective and approach questions in science in a different, forgotten light. Carlo, you have been an influence on my career, a very fruitful one. Many of the things that I am interested in, we share. And I would like to wish you a very long, happy and fruitful retirement. And I bring best wishes from all your British friends on this occasion. So thank you very much indeed. So thank you very much, Brian and Keith, for your very interesting presentation. And I would like to ask Carlo if he wants to come here, because, so they can also see you probably, or maybe you can stand here. Okay, come here. So just to say hello to Brian and Keith. Puoi parlare qua. Okay. I would just tell both Brian and Keith my warmest gratitude for their participation to this event today, and I sincerely hope we can see you again in the next future in a again unified Europe. Thank you again, yes. Keith and Brian. Yes. So thank you again, Brian and Keith. Grazie. Bye bye. Bye bye. Of course. Thank you. Thank you. Ok, allora torno all'italiano e diciamo l'ultimo relatore verrà presentato adesso da Carlo Casari. Bene. Sono contento di presentare l'ultimo relatore, che è il professor Paolo Milani,
È professore ordinario di struttura della materia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano. Si è laureato in fisica all'Università di Pavia nell'84. Ha conseguito il titolo di Doctor in Science presso l'EPFL di Losanna nel 91 e dal 92 lavora presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Milano, dove ha fondato e dirige il laboratorio Oggetti Molecolari e Materiali Nanocristallini. Svolge attività di ricerca nel campo di materiali nanostrutturati per applicazioni nel campo dell'elettronica deformabile, sensoristica, biomedicina. Ha pubblicato oltre 240 articoli su riviste internazionali e numerosi articoli di rassegna. È anche autore di una monografia della Springer su fasci supersonici di nanoparticelle per la sintesi di sistemi nanostrutturati. È attualmente direttore del Centro Interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturate dell'Università di Milano, coordinatore del dottorato in nanotecnologie per la medicina promosso dalla Scuola Europea di Medicina Molecolare e dall'Università di Milano. È membro del Comitato Scientifico del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci e della Fondazione Tronchetti Provera. Ha ricevuto diversi premi per la sua attività scientifica, tra cui premi Campisano dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, il premio Tartufari dell'Accademia Nazionale dei Lincei ed è titolare di 13 brevetti nel campo delle nanotecnologie. Si è sempre impegnato anche nell'attività di trasferimento tecnologico ed è socio fondatore della società Tetis, della WISE SRL e di EOS SRL, attiva nel campo della caratterizzazione di nanoparticelle in fluidi complessi di interesse biologico. Sono contento di presentare Paolo Milani. Posso in qualche modo dire che è anche, insomma, è in qualche modo responsabile del fatto che ho fatto la tesi con Carlo Bottani, e quindi misurando materiali nanostrutturati che erano stati prodotti presso il suo laboratorio. Quindi con questo vi lascio alla presentazione. Il titolo è L'ingegnere in blu, frammenti di un sodalizio scientifico con Carlo Enrico Bottani. Grazie. Non so se mi sentite, forse Ok. Mi sentite? Bene. Allora, dunque, sono l'ultimo baluardo prima del rinfresco, quindi cercherò di farla abbastanza breve e leggera, perché insomma, la giornata è stata impegnativa. Non cercherò neanche di raggiungere il livello degli altri speaker, la butto un po' sull'autobiografico, comune autobiografico. E vabbè, vediamo come va. Perché ingegnere in blu? Allora, beh, prima di tutto per l'eleganza naturale che Carlo ha sempre dimostrato. Io da quando lo conosco, dal 92, raramente l'ho visto senza cravatta, sempre con la giacca. Probabilmente abbandona, diciamo, il completo solo quando gioca a tennis, che effettivamente è un altro sport da gentleman, e quindi non so se il merito di questa eleganza è tutto suo, probabilmente va più attribuito alla moglie, ma comunque questo è diciamo un po' il suo marchio di fabbrica. E poi ingegnere in blu perché? Perché prendendo spunto dall'intervento del professor De Maio, che ha giocato molto sulle omonimie, Bottani, giocherò anch'io sulle omonimie, però userò il nome di battesimo, non userò il cognome. E quindi parto da un altro ingegnere anomalo, che anche lui era un Carlo E. punto, ma non era Carlo Enrico, era Carlo Emilio, e parliamo di Carlo Emilio Gadda. E tra l'altro, sentendo anche l'introduzione del direttore del dipartimento, che appunto ha magnificato le lodi del Politecnico, mi stupisco sempre che il Politecnico non metta tra i suoi asset uno dei più illustri scrittori e uomini di cultura del Novecento, Carlo Emilio Gadda, che è un laureato del Politecnico, è un ingegnere, un elettrotecnico, tra l'altro. Quindi vi invito, signori ingegneri, usatelo, avete questo asset e spendetelo, perché è uno dei maggiori asset che qualcuno si può spendere, soprattutto in una giornata come questa in cui scienza, cultura e letteratura
vanno insieme, come appunto GAD ha dimostrato, come ha dimostrato anche e continua a dimostrare il nostro Carlo E. Bottani. E l'ingegnere in blu, perché ingegnere in blu? Perché è il titolo di questo libro di Arbasino, pavese, biografo del Gadda milanese, e qui vedremo anche l'altra polarità della vita del nostro Carlo E. Cioè questo continuo passaggio tra Milano e Pavia e territori limitrofi che hanno un po' segnato la sua biografia, come potete leggere nel libro di cui lui è autore. Allora, Gadda, ingegnere anomalo, con questo amore e odio verso il Politecnico, tra l'altro Gadda che rischia quasi di laurearsi in filosofia alla Statale, perché Gadda fece tutti gli studi di filosofia alla Statale e non dispusse la tesi di laurea, ma diede tutti gli esami. E comunque Gadda, nel suo libro Un fulmine sul 220, che tra l'altro venne presentato nel 2000, credo che forse il professor De Maio se ne ricorda, da Dante Isella, proprio qui al Politecnico, e fu veramente un evento notevole, scrive: nei loro cuori è la fede, parla degli politecnici, una certezza, una sicurezza salda, nessun lezzo di critica maldigesta contaminerà l'affermazione perenne: io sono il tuo Politecnico e tu non avrai altro Politecnico avanti a me. E questo, se volete, è effettivamente l'habitus, no? Del Politecnico, soprattutto a Milano, che è qualcosa di totalizzante. Se non che, continua il buon Carlo Emilio, ma un brutto giorno venne col rimescolio nuovo delle genti, dei pensieri e dei tempi, e fu quando un ginecologo di Pavia, anzi di Cava Manara, e qui è leggermente errato il Gadda, perché Mangiagalli era di Mortara, peggio ancora, mise in piedi quella baracca che crebbe ad Università di Milano, togliendo, se volete, un po' di spazio al Politecnico. E oltre che a fondare l'università, egli pensò ad un Politecnico nuovo e subito lo eresse, per quanto un po' fuori mano, anzi a casa del diavolo, e cioè dopo la via Nino Bixio, un bel pezzo ancora nella distesa dei prati di Lambrate, dove ci troviamo, delle insubri cavalle esercitate. E ci si arrivava col tram numero 33, appunto tirato dai cavalli. Allora comincia a crearsi questa polarità Milano-Pavia, Università Politecnico, lì vedete il fondatore, il ginecologo di Cava Manara, e qui vedete una veduta di Pavia, tipica, la riconoscerete tutti, e qui si vede il piccolo Carlo, ghiottissimo della torta Vigoni, che appunto, si narrano, almeno biografi ben informati, narrano maturò la sua vocazione alle scienze esatte proprio rimirando la vetrina del negozio Vigoni di fronte all'entrata storica della Università di Pavia. E quindi vedete come questa polarità continua a esercitarsi. Benissimo, e quindi arriviamo ai giorni nostri, no? Quindi abbiamo da una parte, come lo chiama Gadda, il Noster Polytechnic, la grafia è gaddiana, e apparentemente divise solo da una strada, via Celoria, ma in realtà qualcosa che culturalmente molto spesso era una specie di muro di Berlino. Qui vedete appunto la fermata di Piola e di Checkpoint Charlie a Berlino, che divideva Berlino Est da Berlino Ovest, l'Alma Università Studiorum, e questo in realtà è il Dipartimento di Fisica. Quindi siamo praticamente di rimpettai, se non fosse che appunto c'è sempre stata un po' questa incapacità di collaborare, incapacità che però appunto fu vinta inopinatamente, almeno per me, e inspiegabilmente, dal nostro Carlo, il quale appunto fu l'autore, o comunque assistette, qui lo vedete con l'aria sorniona che sempre lo contraddistingue, a una caduta del muro, non sappiamo se quello di Berlino o quello reale, ma senz'altro del muro che divideva, in parte ancora divide purtroppo, in quest'Italia di comuni e mai Italia di nazione, che divide la Statale dal Politecnico. E qui arriviamo un pochino appunto alle reminiscenze anche personali, e mi piace condividere questo anche con un altro, diciamo, colpevole di tutto questo, che è Giorgio Benete, che per cui è di fatto il catalizzatore dell'incontro tra Carlo Bottani e il sottoscritto fu il Giorgio Benedek.
Perché quando io dall'estero approdai un po' fortunosamente a Milano, appunto non essendo milanese, ma essendo della stessa città del Mangiagalli, approdai a fisica e quando l'allora responsabile della parte di struttura della materia, a cui Giorgio Benedek mi consigliò di afferire, mi chiese: ma tu di cosa ti occupi? E io gli risposi: di nanotecnologia, era il 92, e mi fu risposto: non hanno futuro. E mi si rifiutò l'affiliazione al gruppo di struttura della materia. A questo punto, data che la mia dotazione era il tavolo presso cui mi sedevo e il computer della segretaria della sezione che potevo usare quando lei era in pausa pranzo, mi guardai un po' in giro e per una serie di fortunate coincidenze mi trovai appunto a conoscere Carlo. E Carlo, nonostante io fossi dell'università, un signor nessuno, e lui fosse già ormai una persona comunque affermata del Politecnico, senza dire né uno né due, cominciò a lavorare sulle stesse cose su cui stavo lavorando io e a offrirmi anche tutta la sua collaborazione. Tra l'altro il mio primo dottorando fu uno studente di Carlo, un politecnico, Marco Manfredini. E cominciamo a lavorare su il carbonio, i carbonari, no? Allora, il carbonio ha tante forme, queste sono le più conosciute. Però in quegli anni si parlava di queste catenine di carbonio che tuttora informano il lavoro appunto di buona parte del Nanolab, che si chiamano appunto carbine, di cui allora si favoleggiava l'esistenza e si pensava che queste forme così diciamo esotiche di carbonio fossero presenti solo nello spazio interstellare, ma non sul pianeta, per tutta una serie di motivi. Allora, in virtù della caduta del muro, quello che facemmo, cosa assolutamente inusitata, decidemmo non solo di condividere studenti, ma di condividere anche apparati sperimentali. Udite, udite, facemmo un laboratorio comune tra Politecnico e Statale di Milano. Signori, è possibile farlo. Si può lavorare insieme. E, diciamo, costruimmo questa macchina che chiamiamo Clara, Cluster Assembling Roaming Apparatus, e facciamo fare a Clara la strada, attraversare il muro, ormai abbattuto, e da via Celoria numero 16 la portammo qui al CESNEF. E Clara, eccola qua, venne ad abitare nel laboratorio del Carlo Bottani. Questa era la sorgente di nanoparticelle di carbonio che costruimmo, era costruita per stare in vuoto, e questo era lo schema, riconoscerete da questa parte Clara e dall'altra parte lo schema dell'apparato di caratterizzazione che era presente presso il laboratorio, che è tuttora probabilmente presente presso il laboratorio di Carlo. Qual era l'idea? Di fare Raman in situ. Cioè, quindi, di studiare queste nanoparticelle in condizioni controllate, anche se la Vox Populi, e quindi la Vox Dei, era non troverete nulla. Forse eravamo abbastanza ignoranti o abbastanza, diciamo, entusiasti o ingenui da provarci. Qui vedete questa foto, che forse è già stata mostrata, questo è il laboratorio dove poi appunto i giovani apprendisti carbonari si formarono, tra cui appunto i qui presenti Andrea Libassi e Carlo Casari. E questa era la situazione. Questo era lo spettro del carbonio assemblato da cluster in aria. E guardando questo spettro, adesso non ve la sto a fare lunga né complicata, la gente diceva: bene, questa è la prova che qui non c'è nessuna carbina, perché se le carbine ci fossero sarebbero qui, ma qui non c'è niente e quindi non ci sono. Allora noi dicemmo: benissimo, forse non ci sono perché non gli piace l'aria aperta, forse facendole in situ potrebbero apparire, però per farlo ci vuole un apparato, infatti, e lo costruimmo e poi facemmo l'esperimento. E facendo l'esperimento, questo è quello che vedemmo, che in condizioni controllate
la firma delle carbine era chiara ed era la prima volta che si vedeva sul pianeta Terra in questa maniera, e questo diede origine a tutta una serie di conseguenze di cui ancora patiamo appunto le conseguenze, e soprattutto con il progetto europeo IERSI finanziato a Carlo Casari, che ebbe origine qua. E va bene, qui appunto poi ci si cominciò a fare tutta una serie di studi che portarono a numerosi articoli eccetera, di cui voglio ricordare appunto il primo, che è quello che ha dato, oltretutto avemmo anche la fortuna, pensate, non solo di lavorare tra sperimentali, ma di avere anche un gruppo di teorici, appunto capitanato da Giorgio Bene, che poi insieme a Luciano Colombo, che ora è professore a Cagliari, che ci diede non solo l'incoraggiamento, ma soprattutto la base, diciamo, di interpretazione per poter effettivamente capire molto meglio questi sistemi dal loro punto di vista fondamentale. E questo è l'articolo che diede inizio a tutto, un secondo articolo dove appunto studiamo alcune delle proprietà vibrazionali, e poi ho citato anche questo, che è uno dei molti, perché è singolare, non so se dal fondo lo vedete, l'affiliazione. Oltre all'affiliazione standard, allora c'era il compianto Istituto Nazionale di Fisica della Materia, ma c'era anche il LAMINA, Laboratorio Milanese Nanoaggregati, che fu un esperimento un po' guascone se volete, ma fu esattamente questa entità ibrida, questo ircocervo, secondo diciamo l'Accademia costituita, che era un laboratorio formato da persone che venivano da due istituzioni diverse, ma che lavoravano assieme allo stesso scopo. E questo devo dire che forse è uno dei portati meno appariscenti, ma molto significativi, del come si potrebbe fare e del come di solito non si fa. E ancora una volta, se volete, questo è un altro segno dell'anomalia che Carlo Bottani ha sempre rappresentato, diciamo, in questo ambiente. Detto questo, vabbè, poi questo diciamo ha generato figli e nipoti. Qui abbiamo Cesira, che è la figlia di Clara e che è andata al sincrotrone a Trieste. E questo è un parto, diciamo, l'autore di tutto questo è qui seduto, è Paolo Piseri, e diciamo ha permesso di studiare questi aggregati anche in condizioni molto spinte, e continua tuttora a funzionare, diciamo, anche se con evoluzioni a Trieste e in altri sincrotroni. Quindi, qual è la morale di tutto questo? Questa è un po' lunga, ma ve la voglio leggere perché, diciamo, è sempre il nostro Carlo Emilio Gadda. Questo viene da Meditazione Milanese, che sono appunto le riflessioni filosofiche del Gadda fresco degli studi di filosofia fatto alla Statale. E se volete, questo ci porta un po' al cuore di questa giornata. Quindi, che senso ha la scienza, il trasferimento tecnologico, il mestiere, più o meno come uno lo vuole chiamare, eccetera. Però Gadda dice: non è possibile pensare a un grumo di relazioni come finito, come un gnocco distaccato da altri nella pentola. I filamenti di questo grumo ci portano ad altro, infinitamente ad altro. Ma ciò, dico, non nel senso del dibattuto e noto delle cause finite e progresso degli effetti finiti, Spinoza, modi finiti, aliter Kant, ma dico invece ciò nel senso della coesistenza logica, ne ha parlato in fondo un po' anche Giorgio. Se sdraiate nel tempo fuori dal tempo, non discuto qui. Abbiamo visto che la centrale elettrica, pensata da sola come banalmente la si pensa staccandola dal resto del mondo, o che bella centrale elettrica, si dice volgarmente guardando l'edificio e le macchine, è un puro nulla. Essa sente, avverte il carico richiesto dai fusi dei cotonifici lontani, ma questi sono perché gli uomini hanno necessità di fazzoletti e tovaglie, e perché è stato possibile realizzare tali fabbriche nell'economia del tal paese, e ciò perché la storia del paese porta ciò, e il paese portato, grumo di relazioni d'un tutto, e l'umanità è portata dal mondo, e il mondo dal sistema solare, eccetera. E questo, secondo me, è il risultato più importante.
Queste sono persone che hanno tutte lavorato nell'Amina e si sono tutte formate da lì, o come precursori, come appunto Marco Manfredini, che è stato un po' l'apripista. Gli altri, beh, questi senz'altro li riconoscete, adesso forse un po' invecchiati, ma però... E poi altri, che questi due almeno sono tra il pubblico, questi sono invece, diciamo, vengono dalla statale. Fabrizio Siviero ha militato, diciamo, nei due campi, a Libro Paga, ma sono tutte persone che si sono formate, che poi hanno seguito dei destini che non sono stati semplicemente accademici. La maggior parte di loro non è in accademia, ma è fuori, e che in qualche modo testimoniano quale sia il vero significato del trasferimento tecnologico. Il trasferimento tecnologico non è vendere brevetti, il trasferimento tecnologico è formare persone che poi possano portare quello che hanno imparato e farlo crescere nella società in senso più lato. Quindi io direi che questo è il portato di cui io probabilmente mi sento più grato nei confronti di Carlo, dell'aver permesso tutto questo e soprattutto di averlo capito quando molti altri non l'avevano capito e forse, permettetemi, non lo capiscono ancora. Grazie Paolo, e direi grazie soprattutto per la conclusione, ma non solo a livello personale, ma proprio come messaggio di questa giornata. Non so se c'è qualche domanda, commento. Io magari vorrei invitare Carlo, se vuol salire, a dire qualche parola o a dialogare con i relatori prima di concludere l'evento e, diciamo, e passare alla parte di festeggiamento, ecco. Così come Adriano De Maio ci ha dichiarato di non aver mai tenuto una relazione se non in piedi, io non ho mai tenuto una relazione leggendola. Per oggi temevo che l'emozione mi avrebbe giocato un brutto scherzo, non sta avvenendo e la cosa mi preoccupa un po'. Però avendo già questo scritto, soprattutto la prima parte sono dei ringraziamenti, e averlo scritto mi servirà per non dimenticare quasi nessuno. La seconda parte è una brevissima sintesi di quello che avete sentito oggi e del messaggio che vi vorrei lasciare. Quindi non posso nascondere l'emozione di questo momento. Per quanto possa ricordare, è simile a quella che provai quando nel 1982 entrai per la prima volta come docente di un corso in un'aula gremita del Politecnico. Gli studenti non li vedi solamente, ti sembra di leggerne i pensieri, l'approvazione o la disapprovazione la percepisci anche quando non è espressa esplicitamente. Ma non posso e non devo nascondere la mia gratitudine, anzitutto in rigoroso ordine alfabetico, per i miei allievi che hanno organizzato questo evento, Carlo Casari, Andrea Libassi e Matteo Passoni, e per i colleghi e amici che hanno accettato di parlare, Giorgio Benedek, Adriano De Maio, Paolo Milani e Brian Tanner. Aggiungo Keith Bowen, non sapevo che sarebbe, seppur brevemente, intervenuto oggi. È stato un gran piacere rivederlo dopo quasi 20 anni. Nonché Giuseppe Zerbi, che pure avrebbe voluto intervenire. Il mio ringraziamento, il mio affetto, vanno al mio maestro Giuseppe Cagliotti. Dopo avermi introdotto alla fisica dello stato solido, di cui mi sono occupato per tutta la vita accademica, mi rese possibile un'esperienza negli Stati Uniti presso il Physics Department del Brookhaven National Laboratory. Sono infinitamente riconoscente nei confronti dei professori del Politecnico di Milano, che tra il 1970 e il 1975 mi hanno insegnato la fisica durante il corso di laurea in ingegneria e fatto ulteriormente appassionare a questa materia. In ordine cronologico, Alfredo Dupasquier, Luciano Reatto, Mario Terrani, Franco Rossitto, Armando Foglio Para, Lucio Brajkovic, Giuseppe Cagliotti,
Carlo Alberto Sacchi e Orazio Svelto. Sono naturalmente grato al Politecnico come istituzione. Lo faccio ringraziando i rettori che ho conosciuto personalmente. In ordine cronologico, Emilio Massa, Adriano De Maio, Giulio Baglio, Giovanni Azzone e Ferruccio Resta. E tutto il personale tecnico e amministrativo con cui ho avuto la ventura e la fortuna di collaborare. Ringrazio sentitamente anche i direttori del Dipartimento di Energia, Ennio Macchi, Fabio Inzoli e Gianni Lozza. Vorrei poter abbracciare fisicamente tutti i miei collaboratori, allievi e studenti, ma sarebbero decisamente troppi, a prescindere dalla situazione pandemica. Da ultimo, permettetemi di rivolgere un affettuoso saluto agli amici Sandro De Silvestri, Franco Docchio e Umberto Perini. Siamo stati matricole sempre unite nella frequentazione delle lezioni e nella preparazione di molti esami. I primi due sono professori universitari di fisica e di elettronica, arrivati con me alla pensione. E qui questa brevissima sintesi è il messaggio che vi vorrei lasciare. La scienza è un mestiere come un altro, è il titolo che avrebbe dovuto avere il mio libro del 2015, Il mestiere della scienza, la ricerca scientifica tra artigianato e big science. Ma in una sorta di logica quantistica, peraltro lo dico in modo piuttosto impreciso e approssimativo, la scienza è anche un mestiere unico, alimentato dalla passione per la ricerca, una passione che può essere bruciante. Nel caso dell'università, anche dalla passione per l'insegnamento, che ti consente di donare una parte di te a dei giovani. La passione per la ricerca può essere, se mi passate il termine, mistica. Per arrivare a quello che non sai, devi andare per dove non sai, scrisse Giovanni della Croce. Quando cominci una ricerca, non sai dove andrai a parare, ma alla fine acquisisci qualche nuova conoscenza del mondo che può essere affascinante e spesso utile. Anche se, e ci penso spesso, Wittgenstein è stato citato da Adriano De Maio, lo faccio anch'io, non come il mondo è, non come il mondo è il mistico, cioè il misterioso, ma che esso è, cioè che ci sia un mondo. In questi ultimi anni ho riletto ossessivamente il Trattato di Wittgenstein con una Bibbia laica che mi ha sempre più spesso indotto a tacere ciò di cui non si può parlare. La vocazione per la ricerca scientifica e la competenza disciplinare e interdisciplinare che si guadagna dopo anni di studio e di esercizio di questa nobile professione oggi vanno difese, giustificate socialmente nella società cosiddetta della post-verità e di fronte alla perdita di fiducia negli esperti dei cosiddetti science deniers, una popolazione tutt'altro che omogenea. La pandemia ci ha insegnato che gli scienziati, in italiano il termine suona forse un po' enfatico, non possono e non devono rinchiudersi nel loro empireo asettico e apparentemente neutrale, che la scienza non è neutrale, anche quando non vuole esserlo. Nel momento in cui si aprono e si lasciano coinvolgere, gli scienziati però si trovano immediatamente su una fragile barca in un mare in tempesta, un oceano violento che danneggia la barca che deve essere riparata senza poter rientrare in un porto sicuro. La metafora della barca di Neurath, che è anche il titolo di un libro, La barca di Neurath, sette brevi saggi, che mi è particolarmente caro perché donatomi qualche anno fa dall'autore, l'amico Salvatore Veca, recentemente scomparso. Nella società ci sono tra gli altri due partiti estremi, gli adoratori della scienza, che si scandalizzerebbero per questa metafora, e i nemici della scienza, di cui ho detto poco sopra. Chi ama la scienza, chi ama il mestiere della scienza, non appartiene a nessuno di questi due partiti. Semplicemente ama. Io forse indegnamente ho sempre amato. Vi ringrazio. Adesso un po' commosso lo sono.
Grazie Carlo. Beh, direi che sarebbe anche un modo degno di chiudere così. Sì, eh? Direi di sì, anche perché possiamo aver modo di continuare magari a dialogare anche dopo in modo informale con il, anche con il Brindisi. Quindi voglio ringraziare intanto tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questa giornata e tutti i relatori che sono intervenuti. E, forse dal punto di vista, diciamo, per quanto riguarda l'organizzazione, mi dicono che bisogna aspettare, cioè il cosa inizia alle 6 forse, forse un po' prima, quindi diciamo abbiamo modo adesso di scambiare qualche parola e poi appena è pronto ci possiamo trasferire per un brindisi di là, quindi fermatevi perché c'è un po' di cose da bere, da mangiare, quindi grazie ancora a tutti. Grazie.